Vediamo se è vero. Dovrebbe esserci. Allora, vediamo se questa è una cosa vera o no. Facciamo un test audio. Però il gioco ha suono? Il gioco a suono sì. Perché? Io non lo sento. Allora, ragazzi, ci siamo. Ciao, raga. Fatemi fare un ultimo test. Ma forse perché non è dentro il gioco, boh. Allora, che abbiamo qua? Sì, c'è l'audio. Ciao ragazzi, ciao Daniele, ciao Lorenzo. Ciao Karim. E a bello checco, ciao raga. Buonasera. Oh, bella raga. Buonasera Come va? a tutti, buonasera, buonasera. E benvenuti in questa nuova live di Apex Legends. Allora, gioco da solo? Da solo mi va a giocare. Ragazzi, mi sa che qualcuno non si Faccio è una winnata ricordato prima? dei Sì, poi mi sveglio tutto like. sudato. Stai giocando Animal Crossing. Fatemi lasciare il like alla mia live, che tanto me lo leva. Speriamo, checco, non sarebbe la prima volta. Ma il fatto è che sto giocando da solo, è più o meno matematicamente impossibile che io riesca a fare qualcosa. Infatti mi butterò subito in una zona caldissima e pregherò il nostro dio Caramel Ciao Simo, ciao Luki. di salvare la mia piccola e povera anima. Anima, arma, anima. Ciao Lorenzo. Che cosa hai preso in giro? La Madonna, ti ho preso in giro. Ha preso in giro? Ma perché tutti questi ragazzi hanno sti cosi che pensano che la gente le prende in giro? Sì, Lorenzo, l'ho letto che l'avevi proposto prima nell'altra live. Ti dico, in realtà lo avevamo provato una volta, però sinceramente non siamo mai stati molto, diciamo, come dire, convinti del fatto di dover cercare dentro di un gioco un altro gioco, perché in realtà ci piace Splatoon e le sue, diciamo, missioni. C'è il suo senso, dai. Quello è vero, in giro no. Allora, facciamo così. Ok, Doc, bravo, vale. Ok, raga, perché qua non sono il nabbo di turno, Ciao Gabri, buonasera. Buonasera, buonasera. eh? No, io ho detto che non facevo live di Minecraft, ragazzi. Ah sì. No, che non facevo live, se no. No, no. Minecraft ovviamente non lo facciamo perché l'abbiamo fatto la mattina. Ok, qualcuno mi Ma può chiamare cagone, qualcuno mi può chiamare, però me la prendo molto comoda, perché essendo da solo, devi ragazzi. anche curarti, sì, hai. Ma diciamo che non è che mi manca Lorenzo, un'altra play. Posso vivere senza. Con una Switch sarebbe un problema.
Oh, grande Gabri, molto bene. Certo. Qualcuno di voi ragazzi gioca Apex, casomai, dalla Play? Se c'è qualcuno, fatevi avanti. Con 8 kill, Gabri, wow. La lecce! Se non li dà da uccidere, c'è solo un minuto per Ciao, Lava. Mamma mia, che bella quella torta. Che hai fatto, Lava? Lo vorrei anch'io. Dico le fragole. 45 secondi, l'anello è lontano. Che è successo nella live di prima? Cosa è successo? Non è successo niente. Siamo andati a fare cena. Non ti piace? Ci hai mai provato, Lorenzo? Pure una che adesso uno in medio rabbia. Lo correvo tra i win. Non stava satisfecho con il risultato. A proposito, se c'ho gli ados oi, no? Con la de antes. In live. Pezzo di merda. Correre. Domani ragazzi ancora non sappiamo cosa facciamo, sinceramente, come Domani live. non so neanche se mi sveglio ancora. Ciao Yuri! Ui, sto già urlando, raga. Adesso dopo mi dice non urlare! Nascosta sotto alla granella c'è una crema pasticcera ai mirtilli. Che buono, ho capito, Lava. Tanto fai solo rosicare a me in questo caso, mi sa. Ah, ok, sì. Infatti non avevo neanche capito noi cosa è successo perché sembrava che fosse partita. Poi quando andavo sulla live mi diceva tipo una cosa come streaming, non... Boh, abilitato. No, non abilitato. Cioè, come che non potevo accedere. Raga, YouTube bug Sì. si Poi chiamano. abbiamo fatto control alt supprimir, abbiamo chiuso OBS, abbiamo riprogrammato la live, boh, siamo partiti. Come se niente fosse successo. A dos, a parte della sera live. Cosa? No, che Gabriele. Oye, c'è un totes 3 win. Madre mia. Quello è vero, Simo. Quello porteremo. Sì, Lava, come... Poi alla fine chi ci conosce sa che variamo sempre, nel senso che magari se non lo facciamo domani lo faremo sicuramente dopodomani. In realtà non può mancare niente. Un Cavolo! Sì, colpo? l'ho visto. È un caos team. Peccato. E come mai sei partito da solo? Oh, bella Oh! Miki. Ciao, Miki! A bello! E che si dice? Ma quando è che noi giochiamo insieme a Fortnite, Miki? Perché mi ricordo che tu ci giocavi. Ma ti aspettiamo ancora. Ah, ancora non l'ho aperto. Lo que tengamos ganas, Gabi. La verdad es que no, no quiero prometer nada porque no, no hemos pensado nada para mañana aún. Su Animal Crossing per voi è tanto. Ci ha fatto un regalo su Animal Crossing, Lorenzo? No, non lo so, non sono riuscito. Ho visto che c'era il cartellino. Il Non l'hai cartellino aperto niente. premium. L'abbiamo solo aperto un attimo, Lorenzo, per entrare nel negozio prima che chiudesse le 10 e basta. Non sono riuscito neanche a farlo. Lo guarderemo sicuramente dopo questa live. La tesina del giorno 20. Cavolo. E concentrazione, Simo.
Come, Miki? Ma io non ho no, raga, dovete purtroppo venire in live non e seguire le notifiche, raga. Non abbiamo acceso le notifiche noi. Oh, ragazzi, ma sapete una cosa? Eravamo in live, sì. Eravamo in pieno live. Lo sapete una cosa? Se ci vedete online, siamo in live, raga. Immaginatevi una cosa, raga. Immaginatevi solo questo. L'Epic Game non sta dando più server privati, ok? Perché ha chiuso dare i server privati da un po' di tempo. Ma voi mi immaginate se mi arriva un server privato a Umma Umma? Eh? No, l'ava staccato quasi alle 8 erano. Ma vi immaginate se per caso riuscissimo a trovare dei server privati, cosa non succede? Per Fortnite? Ciao Tibon! Oh, Tiboncino! E appunto per quello, Michelangelo, appunto come sei molto occupato, noi facciamo attraverso il Discord, voi un'ora prima della live, che sapete che è al pomeriggio, sicuramente non sarà la mattina, sarà pomeriggio o sera, potete prenotarvi così, potete fare i compiti, sapete, ah, mi tocca il mio turno e vado. Appunto per la vostra comodità anche. Però immaginatevi solo se riuscissimo ad avere i server privati. Posso ricordarti una... Non penso, Lorenzo, perché non penso che colleghiamo la Switch dopo, mentre siamo in live, no? O vuoi che lo apriamo in live? Nella prossima. Tu hai un server privato, Lava? Credi? Ma li hai mai richiesti? No, i server privati sì, devi averli richiesti tutto l'Epic Game, devi aver avuto un canale con minimo 1000 utenti. Gavri, noi abbiamo tenuto tempo. Non è tenuto il tempo io di ir alla tienda per comprare una cosa che ne necessitava. Ci costa tres directo, soy, eh. Creo que... No sé si lo entendéis. Dos lavadoras, dos veces cocinas, la dos veces lavar la cocina. Due veces, pasar la escoba por la casa, ragazzi, quitar el polvo. Todo eso cosa tiene que hacer, eh. No se hace solo. Ice. Ragazzi, abbiamo anche una vita. Ve lo ricordo. Siamo anche umani. Provaci, lava. Ciao, Ice. Beh, ti ho invitato. Aspetta. Sì, era in partita. Stavo facendo un po' su Twitch, insomma, un po'. Vedere cosa tiro fuori. Sì. Io guarda, io non seguo nessuno su quella piattaforma. E poi di la piattaforma viola. Perché non mi piace. Non mi piace quella politica, non mi piace... però guarda, ti dico una cosa, eh. Guarda che ho visto le ultime live di Tiger, sembra che con l'ultimo aggiornamento che hanno fatto della Play si veda molto meglio il 720, eh. Ma molto, molto meglio. Io ho messo 720 alto. Sì, sì. Ricordo, alto... No, tranqui Gabri, non ti preoccupes. Nos lo guardamos. Si vede perfetto, ma prima io l'avevo provato un po' di tempo fa, ma non si vedeva così. 720 così non si vedeva. No, non migliorate, raga. Oh, finalmente sono riuscito a sbloccare. Hai visto nel negozio? Ragazzi, nel negozio c'era la variante di una skin che avevo già. Questa è la skin. Sì, di Watson. L'ho preso. Quella di Pathfinder. Certo, Lorenzo, perché quella purtroppo non lo possiamo evitare. Anche se non ci piace. Buonanotte Lorenzo, buonanotte, grazie per essere passato. Ma, sì, quello sempre dipende di come tu vedi il mondo, sì, puoi usare le cose. No, mi piace quella piattaforma, te l'ho detto. Sì, ma sono totalmente contro.
Non seguivo neanche lo stortino quando era su quella piattaforma, ti dico solo quello. E lui lo sa. Perché non mi piace. Non mi piacciono tante cose. Lasciano la libertà ai porci e poi fanno i dittatori, fanno cose. No, preferisco YouTube a sto punto che. Fanno i porci. Tra tutti i mali è il peggiore. Però è quello che è, vaffanculo. Ah, beh, sì, perché comunque rimane una cosa che si. Ma scherzi, per avere una partnership su Twitch devi fare i salti mortali, di avere 75 utenti per un mese dentro in media e devi avere una visualizzazione di ore impressionanti. Vuol dire che è una mafia, punto e basta. Vuol dire che se hai un network che ha dei bot buoni, tu prenderai la sponsorizzazione, ma devi pagare un network che ti faccia il lavoro finto. No. Se no... Hola Caleb, che tal? Come ti ha ido il dia? Bueno, la tarde. Invece guarda Mixer, minchia, molto più easy. Hai 2000 utenti, vuol dire, lo so, ma purtroppo non c'è su Play ancora diretto. Ma secondo me vedrai che. E invece, però, il mio problema era la connessione. Ho notato che, però, qua dove mi sono trasferito adesso. Sì. Va molto meglio rispetto a dove ero prima. Secondo me forse riesco a farla una finestra per provare. A me dispiace veramente, ripeto, solo che non mi piace come hanno impostato le cose. Cioè Twitch per noi. Questo, dico, non sono tutto uguale, ma perché non ci devo lavorare prima? Bien, Caleb, hemos comido, hemos hecho una live de Fortnite antes y entre ellos hemos comido y ahora estamos aquí otra vez. No ha pasado mucho entre medio. Da solo. Perché? Io prima da solo, minchia, ho fatto una bella partita, poi non so come sia stato possibile, un Ghibert, un colpo mi ha seccato. Qui c'è uno scudo corporeo, livello 2. Sta. Però ho fatto una bella partita, mi sono tuffato lì dove ci sono le prove, quelle da fare. Molto easy. Sì, ho detto tanto se c'è gente. Qua la becco. Qui c'è un caricatore. Madonna mia. Livello 2. Devo anche riuscire a cambiare sta TV che sto usando perché non vedo la metà schermo. Tutte le cose per fare l'altro video sono perché è brutto. In Italia non so se hai capito più o meno, in Italia complicati? Tipo sapresti dire. Non vedo i numeri dei partecipanti ancora nella lobby di quanti minuti rimangono. Ah ok. Minchia. Tutto tagliato. Tagliato. Espanso, no? Rispicciolito. Non ho ben capito esattamente, cioè ho capito quello che dici Lorenzo, però non ho capito bene a cosa vuoi arrivare, il fatto che sia complicato in generale. Sai che quasi quasi mi prendo. Se troviamo anche 20-20. Io avrei voglia di un'arma... Okay, pesante, ma purtroppo ci siete scout e basta. E Lorenzo è complicato. Ma Mixer è abbastanza semplice, solo che come abbiamo detto ovviamente implica che la persona abbia una Xbox, per esempio, perché Mixer è, diciamo, la piattaforma da Microsoft, e Microsoft è anche la Xbox, e quindi con un click sei in live. In quel senso è molto semplice. Puoi editare il video, è un'altra storia. Quello non parlo perché sinceramente io neanche ho idea. Penso anche che sia abbastanza complicato. No, raga, io posso garantire, secondo me, che stando alle mie teorie, il giorno che ci sarà
l'Xbox One X sicuramente Mixer prenderà la popolarità dovuta al 90%. Prima no. Prima no. Oh, ma non è che lo stanno usando anche molte persone rispetto a prima, sì, sì. Per come adesso lo so. Ciao Vin Junior, benvenuto. Certo, giochi da play. Buonasera, Cipriano. A bello. Che stai uscendo? Come stai? Lo stanno usando tanto quelli di questi che sto usando io. Per si collegano attraverso. No, veramente Lorenzo, anch'io ho visto gente editare, sono rimasta tipo, ma what? Anche dopo, quando ho voluto fare qualcosa, veramente complesso, ci perdi le ore. Ma Cipriano, allora bene, la live di Fortnite è stata bella anche alla fine, nel senso... Ci siamo divertiti, ha giocato tanta gente, poi abbiamo fatto cena, veloce, e ci siamo qua. Vado a prendere un po' di acqua io intanto. Perché non sono sicuro di quello che sto facendo? Io neanche. No, perché ho preso una Mozambique. Vittorina! Se non sbaglio due vittorie. Sì, due, se non sbaglio. E due volte secondi. Qui ho fatto un rumore strano. Come stas, Vittorin? Come t'hai della noce? Buona tarde, noce. Ciao Paolo! Ah, è cane rosso. Come stai? Adesso quando ho letto il rosso ho detto aspetta. Mi hai detto sempre quando vedi il rosso è cane rosso. Certo, YouTube per mio se video, poco editato, ci mette 3 ore, sei tanto editato. Dipende dal tuo livello, dalla tua skill di editare. Io per fare i video che ho fatto ci ho messo moltissime ore, raga. Non avendo nessuna base. Però io adesso a 40 anni so settare i profili Twitch, Mixer, so usare i comandi per Mixer. Sai programmare i bot? Dimmi. I bot dico per gli stream ovviamente. I bot, tutto. I bottoni di Mixer, che quello è ancora più difficile, cavolo, quello era difficilissimo, raga. Non avete idea. Quanti tutorial ci siamo dovuti guardare per capire almeno un minimo. Vabbè, quel ragazzo non mi ha risposto, quindi penso che non giocherà da play. O forse non ho visto io la risposta. Bene. No. Ho deciso di cambiare di nuovo. Bien, Victorin. Cambiare di nuovo e vado solo sul pesante, raga. Questo si chiama cambio... Dimmi. Nemico individuato. Ma non essere così cattivo con te stessa, Cipriano. O lo dici perché se no avremmo fatto di più? Scusa se non capisco. Cipriano non è modesto. Ho trovato la posizione del prossimo anello. Controllate le mappe. No, ma abbiamo fatto lo stesso con le altre live abbiamo Cipriano fatto. Cipriano è mica. Ma scusami, nelle altre come live. Come me è uno sborone lui. Abbiamo fatto. Minchia. Peccato che non c'ero io, se no ne facciamo 10 di tre reali. Avrebbe detto Cipriano, è vero? Ha detto se vede che non c'ero io. Ma io l'ho interpretato da diverso. Questo è l'ultimo giorno prima della nuova season. Aspetta! Se qualcuno vuole giocare, ragazzi, sapete dove siamo, eh? No, tranquillo. Quale usa? Lo sai, Lorenzo, il nome? Chiaro, 40 anni. No? No? Non ho visto nessuno, Gabri. Io sono il vecchio youtuber, raga, come no? Uno giù. E io gli ho fatto conoscere Mr. Prowler. A Mr. Prowler, A Mr. Prowler, Dunque ti danno il copyright, vai. Mr. Bombastic. Ti squaglio la faccia e poi ti butto giù. Giù. A me servirebbe... Luego lo smiro, Gabri. È vero, Lorenzo. È vero, i 5 anni. Me lo sono mangiato quell'oro. Io anche, amico.
è salita su, ha visto solamente le scintille dei miei proiettili del Prowler, basta. Prowler. Sta diventando una bella. Sono chiusa a quel momento. Poi con selettore. Ah, che bueno! Muy bien, Gabri. L'analista bombastic. Potrebbe essere il mismo dia. Ciao, Tiger. E che ci possiamo fare? Dove viene voglia la sera di giocare Apex? Non ce n'è. Mica avessi avuto un cecchino, ti ammazzavo come ho ammazzato quello oggi in Fortnite. Gabri, eso guárdatelo para tipo cuando sea el día del Splatfest, lo subes y escribes tipo Splatfest hace 2 años con la tag y igual te descubre alguien. Niente, il mio è stato solo un colpo così, ho trovato un cecchino qua. Con un paio d'armi, raga, cosa faccio? Raga. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ma loro sono andate. Devono salire comunque da qua. Aspetta, fai vedere se c'è qualcosa che mi può servire qua. Ma era per dire che già a 5 anni sapevi parlare tutte quelle lingue, arriva. Lorenzo. What, Tiger? I think only you hear that. Man! Are you fucking serious, man? Are you fucking serious, man? Dove sei? Ok. No, volevo capire se non c'è. Non so spostare qualcosa del genere. Non so se spostarmi o meno, più che altro. Siamo creati qua? Copri me, secondo te. Io sono giù. Che non è. Sono giù, andato. Ottimo. Ah. Ok, ci sono. Però no, perché tiene mucha más gracia hacer como hoy hace tantos años. O la comparación sería genial, tipo en un mismo. Sí, igual no se puede, creo, el mismo post. No se puede, ¿verdad? Poner 2 imágenes en un mismo post desde la Switch directamente. 1 ore e 10 minuti. Fai il countdown. Porca miseria, proprio. Dove sei? È oro. Contatto con lo stile. Ricarica scudi in corso. Granata termite lanciata. L'hai preso? Ah, perfetto, Gane. Allora per la prossima ti invitiamo. Non mancate. Oh, no, no. Senza scudo era? Era una cosa buona. Io ci provo, se mi ammazza. Però il de mayonesa tendrías que saber la fecha. Si pones tipo la fecha di quando fue. Una tuffia. Scusa Tiger, ma Paolo è Gane Rosso, non so se lo conosci, ma abbiamo giocato spesso con lui. Merda fritta! Ciao Francesco Battaglia! Merda fritta! Non i like non salgono, tu stai salutando 1000 persone, parli con 1000 persone, 9 like c'erano e 9 like ci sono. Grazie ragazzi. Speriamo che vi si secchino i pollici a tutti. Così domani, quando dovete usare i controller, i pollici secchi. Più o meno così. Buona, sì, sì. Buonissima. La skin blu attira molto troppo. Eh? La mia skin blu, la skin blu attira troppo. Io penso che le persone che non lasciano i like e parlano siano peggio delle persone che camperano 24 ore su 24 nel gioco. Sì. Confermo. Visto che l'ho fatto. Mi fate solo sprecare aria. Questo credo che è il peggio insulto che uno potrebbe sentire. Sì. Metti pronto? No, le spigole sono ovunque, Lorenzo. Hakuna Matata, buonasera. Buonasera. Perché no, Hakuna no. Matata? Buonasera, ragazzi. Cosa stai facendo? Niente, perché? Stai andando in una partita? Ora? Ma amore, c'è Gane Rosso. Non ho capito. Vabbè. Non ho sentito, io ho cuffie e sto giocando
ad Apex, te lo giuro, non ho letto niente della chat. Ok. Ho solo visto 8 like rimanere. E quello mi ha segnato l'infanzia. Dai ragazzi, date l'infanzia. Qualche like, così Doca almeno mi ascolta un po'. Ah, ma no. Ma tanto guarda, la prossima, quando avremo poi di nuovo... cioè adesso che se tutto va bene, poi... Immagina se Babbo Natale ci fa il regalo dei server privati. Ma se io non vedo minchia 30 like fissi, io non parto la prima partita. Faccio come fanno tutti, faccio. Va bene. Oh, guarda cosa ho trovato Lorenzo. Come perché comunque... Silvia! Vabbè, c'è già Saremmo! GGG Lorenzo. Attira molto di più... Cosa? Fortnite ancora. Non capisco il senso. No, Simo, è che proprio non siamo d'accordo con le sue linee guida e quelle che fanno passare, anche se nelle linee guida magari adesso l'hanno inserito. Non ci va, non ci piace l'ambiente, non è il nostro stile. Non so se puoi capire cos'è stile. Io non mi identifico con nessuna ragazza che vedo su quella piattaforma. Mi dispiace tantissimo. Non è discriminante, ma non è il mio stile. Quindi preferisco un altro stile. Ognuno sceglie il suo stile, raga. Io lo dico. Io allora vado. O quello che non decide di avere. Sono qua con te, eh? Ma non ho più peacekeeper, secondo me. Dov'è? Sono due. Non hanno scudo, non hanno niente. Prima vittima. Ma ti ha letto, Tiger? Mi sparano. Sono stato ostile proprio. Ti ha letto. Comunque grazie. Guarda, volevo uccidere uno scope. Potevo puntare e ammazzarla, ma no. No. Ho deciso di fare la fighetta. Vabbè. Volevo fare la fighetta e me la son presa nel frac. Non vedo l'ora che nerfino il... Vabbè Lorenzo, vuol dire che hai giocato magari nelle ore giuste, nei posti giusti. Bravo. Ora lo intendo, Gabri. Ahora entiendo la situación. Tienes razón. Mi amor. Un segundo. Volevo prendere una skin oro. Secondo te faccio bene? O meglio che aspetto un altro degli eventi? Che ride Yuri? Yuri ride, vabbò. E ride. Ho visto quello di Instagram, bello Yuri. Bello. Mi piace. Non riesco a capire perché non posso. Allora. Aspetta, Simo, che ti leggo. Mejor, si state in vacazione, se non hace falta che ti lleves una Switch. Ma non sono in quel modo. Ok. Sono pure penalizzate da quella piattaforma. Non sono in quel modo. Anzi, ci sono molte più giocatrici normali di quello che pensi. Forse sì. Sicuramente, ovviamente, perché le generalizzazioni non sono mai vere in nessun caso. Però quelle che la piattaforma stessa fa anche evidenziare, ti fa anche capire, non so, quello che la piattaforma vuole portare avanti. No, ma tolto quello, ascolta, una piattaforma che è strutturata sull'onda di Amazon. Io che odio Amazon, perché sono schiavisti, perché sono persone veramente che non hanno più rispetto neanche con le condizioni di lavoro, umani, ragazzi. Anzi, per lavorare, non so se in conoscete Amazon, qualcuno. Allora, ascolta, come quando gli altri sentono parlare te, sì? Uguale, quando un secondo okay, parlo io. Ok. Quando tu vuoi lavorare in Amazon e vuoi fare carriera, devi avere 29 anni e 10 anni di carriera militare. Vuol dire che per diventare un capo reparto di Amazon, di quelli seri, tu devi avere 10 anni di carriera militare alle spalle. Per cosa? Perché devi saper comandare. Punto. Già una cosa del genere per me non è accettabile. Perché mia mamma, se dovesse lavorare sotto un tipo di 29 anni che la schiavizza, mentre lui non fa un cazzo perché ha fatto 10 anni di militare e basta,
Hai capito? Io andrei lì e lo gonfierei di mazzate. Mi gonfierebbe lui a me perché ha fatto 10 anni militare, perciò mi prende, mi piega, mi mette sotto un braccio e va via. Hai capito? Perciò nulla da dire. Questo è Amazon. Twitch lo vedo come ala di Amazon. Per lavorare con Twitch, ripeto, chiedi a tutte le persone che conosci che se hanno la partner con Twitch o se solo si accontentano la sub gratis che Amazon Prime ti dà se tu dai 30 euro quant'è, hai capito? E tante altre cose, quindi ripeto, quello è un regime per me. Nessuno potrebbe fare fortuna o diventare qualcuno su quella piattaforma. Poi può essere che mi sbaglio. Se voi lo fate solo per divertimento, è un conto. Però io ho visto i grandi andare lì e tornarsene perché hanno detto che non è cosa. È molto meglio YouTube se devi stare su una piattaforma dove comunque grezza. Allora, c'è cane rosso, no? Sì. Notai che non può giocare Ice. Perché? Che combinato? Dai, che lo... Mi devo... tu scherzi, ma c'è gente che... Gale Rosso? Salve. Calmo, eh? Stai calmo, capito? Inizia a stare calmo, se no ti bullizziamo. Sì, ah, è vero, Cane Rosso, che tu eri quello agitato. Non da agitarti. Senza offesa, eh. Ragazzi, qui con noi c'è anche Cane Rosso. Tutto quello che è rosso è cane, ricordatevelo. Chi prendi, cane? Oh. Blowdown. Minchia, vedi, fa... mi bullizza e prende anche il mio personaggio. Pure. Va bene. C'ho mal di testa, dice. Ma non credo proprio, Lava, sinceramente. Perché in vacanza, sai, coronavirus. Sono io, il Junk Master, mi sembra ovvio. Mi pare proprio di no. Non è il tuo telefono, mi rimbombate tutto quanto nelle reti. Sì, se deve essere. Se ti sta realmente antipatica la Microsoft, sì. Non giocheresti più a un gioco del genere. Direi che possiamo atterrare qui. Dai, per come lo vedo io. Non ho mai speso un euro su Amazon. Ma allora ti compri Apple, no? Non immagino. Ho mai speso, scusa, un euro su Amazon e mai lo spenderei. Preferisco eBay, per dire. Altra piattaforma. Vabbè, ma se mi posso permettere, allora ti compri un Apple, no? Non oserai a comprarti un personal computer della Microsoft. Simo, e ti vorrei vedere giocare su un Apple i giochi. Ok, due. O ti installi Ubuntu. Sono di quelli, tra virgolette, ipocriti che sono contro la Microsoft. Si compra un PC Microsoft e poi installare Ubuntu. Ah sì? Mi sembra strano, Lorenzo, no? Cioè, non lo so. Vai? È tuo? Perfetto. No, non ci sta che sia in vendita. Poi c'è da capire, però. Ok. Le vendite che ha fatto. Ne ha venduti 20. E i feedback tutti positivi? Tranquillo, ci sono io. Fine del pisolino. Ma tu, pezzo di merda! Cioè, quello che ti voglio chiedere, non potevi morire prima? Bella uccisione, grande. Vabbè. Lava. Questa vacazione è in casa. Claro, Gabri, hasta pasará mucho hasta que volvamos a viajar. 50 euro, 40 in pack e 10 in pass. Sperando una scullaggine esagerata. Chi è che fa solo male, raga? Concordo con la in realtà concordo con l'opinione di Lava, Tiger, ti devo dire la verità.
Chi è che sta salito? Là sopra, no? Lo so. Ma penso che era un fake, sai, perché sinceramente è in vacanza durante il coronavirus, non penso proprio. Penseranno, vabbè, che magari si trovano persone stupide. Grande, grande. Ti prendono in giro, sono furbi, che ne so, che pensano. Sinceramente me ne... Hai capito? È sceso giù. Io... Aspetta, è lego sì. Che non diverto a giocare, cioè non mi interessa la casa che gioco. Ma si è appena detto che non giochi più. Allora. Cioè. Altri nemici atterrati. Ma se mi dicevi appena adesso, Simo, che giocavi Minecraft e quando l'ha preso la Mojang hai smesso di giocarci perché sta sulle scatole, non vedo molto il senso di quello che mi stai dicendo adesso, sono confusa. Vedo che ti stai dicendo giusto lo posto. Se ce la fai scendi sto morendo. Sono morto. È un altro team, un altro team. E sei sicuro, Gabri? Penso che sì. No, comunque Simo, nel senso... non... Ah, ok, Simo. Io sono andato su Twitch, ok? Quando ancora Ciccio... Neanche Ciccio Gamer era andato su Twitch, capito? L'avevo vista, vissuta... E ho vissuto anche le scuse della gente che non funzionava Twitch, non si vedeva bene. Le stesse scuse che sto vivendo adesso con Mixer. Ok, finché Mixer poi non sarà un tanaio di... o regaleranno anche loro, che ne so, faranno il prossimo anno, fanno che ne so, chi ha l'Xbox Pass può regalare l'abbonamento mensile, capito? Tutte queste cose, come sta facendo logicamente Amazon con Twitch. Perciò adesso vediamo, esatto, come va. Però fino adesso scuse di tutti, cioè nessuno riesce a vedere Mixer. Nessuno. Io ho provato col cellulare di mia madre, un cellulare di merda, e funzionava ugualmente, non lo so. Forse perché non è tanto famoso, voi giovani avete deciso che non deve essere pompato, perché la decisione sta solo ai giovani, hai capito? Boh. Sì. E i giovani e le mille scusanti che danno. Perché purtroppo una volta si diceva la verità su una cosa subito, anche per essere visti male, però poi la seconda volta che dicevi la verità veniva ancora più apprezzato, anche per la prima che non ti avevano apprezzato. Daniele, buonanotte. Ciao Daniele, grazie per essere passato, eh. Adesso vi rialza, raga. Io, raga, non lo so, io ho fatto mille prove con mille cellulari di tantissime persone. Vi posso garantire che con nessuna persona ho trovato problemi con Mixer. Anche con un cellulare a 120 euro, ragazzi. Una connessione basica di team. Perciò, boh. Le stesse cose di quando ero su Mixer. Tanti, su Twitch, tanti di voi non venivano. YouTube è meglio. Ma perché in quella epoca non era come adesso. Uno dice, vabbò. E lo stesso, vedi, quello che dice Simo, mi piace Mixer ma non c'è l'utenza, lo stesso che succedeva prima con Twitch, non c'era l'utenza, adesso che c'è vi va bene. Ovvio. Aspettate un anno e succederà lo stesso, ricordatevi delle parole di Bob. Tanto appena la gente avevo capirà... vissuto già un po', sappiamo un po' il passo del tempo, come influisce sulle cose. Non so neanche più con cosa giocare, c'è un matchmaking che sta esplodendo. Buonanotte Yurino. Ciao, buonanotte Yuri. Quattro isole e facevano tutte schifo. Oh Lorenzo, mi dispiace. Anche noi succedono intanto. E poi di colpo il giorno che meno te lo aspetti ti esce qualcuna buona, perché tanto va tutto per percentuali, probabilità. Adesso vediamo chi prendo, raga. Doc, ma hai descritto cellulare da 120 e connessione team? Doc, mi hai descritto cellulare da 120 e connessione team, adesso? Sei di nostri, benvenuto, welcome to the jungle. Comunque Tiger aveva detto prima che gli regalavano 50 euro e per compleanno e che a breve, no? E che quindi si vuole spendere 10 euro per il bus e 50, se ho capito bene. Come aveva descritto, aspetta. Ciao Yassir, benvenuto. Sì, sono uscita e rientrata. Ha detto
e 40 in pack. Però lava oppina, per esempio. Tiger, siamo in un periodo dove io penso che la migliore cosa che puoi fare è spendere 10 per il pass e non pensare a pack, non pensare a un cazzo e tieni i soldi da parte. Guarda, te ne ho già due saggi. Sì, Non ho letto né quello che ha detto Lava né niente, si è detto la stessa Lava ha detto di cosa. tenerselo, di fare 10 euro, tenersi i 40 e non tentare la fortuna, cioè Non non esiste andare a fortuna perché cercare. hai troppe cose già d'oro. No, esattamente, devi Devono aspettare. uscire tanti bianchi, bianchi, blu ancora, fidati. E se mi compri 10 pack, 10 pack, 10, minchia, 8 pack bianco, bianco, blu, tu hai buttato i soldi. Sí, Victorín, de eso también estábamos hablando antes, entre otras cosas. Non so tanto. Quería saber algo en particular, si quieres te lo traduzco. Allora. Habíamos comparado cuando nos fuimos a hacer un test ahí un poco hace un tiempo a streamar, que en verdad la gente no te seguía porque no había. Mamma mia, qué rumor fai. Porque no había público, ¿no? En verdad. Y es lo que en verdad pasa ahora, nos está pasando con Mixer, pero que estamos diciendo que esperad de aquí a un año y acordaros de nuestras palabras, que va a pasar lo mismo. Io in 2 giorni che sono da mia nonna, dopo 3 mesi ho già preso. Vabbè, se l'ha tenuto tutto da parte, Simo, sicuramente. Facci vedere le statistiche. Facci vedere le statistiche. Vai! Doc. Ma Scherzo. che cazzo è? Che ne Non ho so. capito. Che statistiche? Noi giochiamo. Tu giochi o guardi i numeri, Yasir? Tu sa fare esperto in Fai la borsa? matematica? Forse, chissà. Oh, bella drago! Ah, bello! Ma dove lo vedi? Ah, qua! Ciao, drago! Draghetto sempre qui. Pues que ya verás que cuando salga la Ma Xbox vaffanculo. la Series X, seguro que Microsoft va a arrancar con Mixer. Sí, seguro que tiene algún plan. Y muchas de las personas se van a mover ahí. O va a crecer menos el público. Buenas noches, Simo, buen riposo. Bye bye. Numeri fatturato. Oh, fatturato annuo basso. Bassissimo. Non ho mai chiesto il reddito di cittadinanza. Fieri di Se hai skin quello. doppi di Fortnite, Lo dammela, lo accetto. ricicliamo. Altro? E basta. E basta. Sto mangiando un pezzettino di cioccolato scuro Ma con sei ridicolo, come delle cazzo puoi noccioline fare dentro. una roba così di te? Quindi vi si sentite rumori strani? Se sentite un rumore strano il pappagallo. Anche. Tu ormai non sei una buona consigliera, Gabri Creme. Minchia, non ho niente di A menos valido. que la tengas que compartir. Vabbè, Pero si se va a facciamo così. estudiar, ¿qué te sirve? ¿No se va a estudiar el año que viene? ¿Para qué quieren una PS5 si se va a estudiar? Dile qué piensa en su carrera, hombre. Díselo de verdad, yo se lo diría si fuera mi hermano. Sì, raga, YouTube stasera ha qualcosa che non, in realtà non va. Ve lo posso garantire a scrivere Drago. perché per me dice zero visualizzazioni dallo studio. Un po' vagato, sì. A me invece dice 48 minuti fa. Forse non ti sei aggiornato, si è rimasto lì un attimo. No sé, che te los diga e che te los mires. Igual existen en las dos plataformas y no lo Ma sabe. ascolta, ma il matematico, il commercialista gioca Apex. Come si chiama? Yasir? Yasir era? Aspetta, Giochi Apex. sì, Yasir. Il nostro commercialista, vogliamo chiesto. Commercialista ci sta. Non funziona, mi sa Lava. Alcune cose funzionano. Perché console? Ciao Aaron. Oh, ciao Aaron. E ragazzi, comunque la regina di Fortnite è tornato.
Quindi il doc, come avete potuto capire, è tornato su Fortnite. Spero di avere una novità per voi in questa settimana. Chiamasi server privati, anche se la Epic Game non le dà più. A quanto pare abbiamo un amico che ci farà un regalino. Perciò, chi non è iscritto, se volete far vedere come giocate a Fortnite, lì. Gioco su PS4, eh? Bella, aggiungimi. Ah sì, raga, se volete aggiungerlo. Da play. Oh, giudica te, Aaron. Che ti devo dire? Oh, cacchio, un team intero là. No, Eugenio, what, Lorenzo? Oh, mio Dio! No, no, ma Ruba è la kill. Oh, mio Dio, anche sì, oh, bella. Grazie. Lo dà anche qua dentro. Mi ha buttato giusto, figlio di la mignotta. Dai. Non lo so quanta vita ha. Vediamo. Io ho skin da livello da 4. Bello, Gibri. Sono ritornato, belli. Ma avete visto il gatto? Sì, è uscito il gatto. Meno male. Ma si è sentito il rumore anche? Io non ho sentito un cazzo. Gabri, mi puoi sentirsi se ha sentito l'alert di quando sei iscritto? E altra cosa, una vez ti ho insegnato il manual stream? O sea, si le dices yes, sabe quién soy? Io gioco dalla season 4. Grazie, Gabri. In Fortnite, eh. Ho fatto dalla season 4 alla season 5. Ma Fortnite parlate o Apex, scusami? State giocando Apex, no? E quando vuoi, Asire, se vuoi fare qualche partita, adesso anche dillo. Un misterio, questo non puoi dirti solo da parte mia, perché come sai che ne so io. Cipriano, ci rifaremo, tranquillo. No, figurati. Come ho detto, ragazzi, chi ci conosce ve lo può confermare. Siamo abbastanza, cioè, se non si gioca oggi, sicuramente o domani o dopodomani si giocherà, perché cerchiamo sempre di portare i giochi a cui giochiamo. Sì. Poi logicamente se voi entrate a salutare anche in una live di un gioco che non, anche se non vi piace, le palline non vi cadono, a noi non vi si seccano, sì. Ragione per cui potete anche interagire un po' con gli amici, che pian piano, sì, vi potrete fare anche in community. E Chupacabra! Oh no. Io season 1 a 8. Poi basta, l'ho ripreso un mese fa. Apex è il mio gioco preferito, anche a me. Io amo Apex. Ma noi con Aaron avevamo giocato. Eh? Noi con Aaron avevamo giocato. Sì, sì. Lo amo in tutte le salse, ragazzi. Giochiamo dalla pre-season. Dalla beta, via, sul computer. Sì, Cipriano, è vero, tu ci saluti sempre che vuoi, lo so. Tu sei tanto gentile, Cipria. Preparatevi per la battaglia. Aaron, io ho appena iniziato a giocare. Ho fatto la quinta live adesso. Dopo, boh, 2 anni. Sì, 2 anni, ho fatto il calcolo più o meno. C'è un team. Lo so, anche lo un so. Po' di più, di 2 anni, perché era dicembre. È possibile? Vale, claro, Gabri, intendo. Intendo. Cioè, è come un concetto globale. Cazzo, non c'è un'arma. Post che te lo comunica la community. Quello che ti dirà lo titolo, si sa bene se è interessante la sua opinione, no? Sempre è che valorar lo che ti dicono le altre persone. Proprio per intendere, per esempio, che è lo che le interessa e che pensa che non lo può incontrare. Anch'io a terra. Luego te explico otra cosa, Gabri. Más tarde. Morto. Oh raga, ma come mi ha ammazzato?
Guarda. Sì, è vero, Lava, hai ragione. Il consiglio è buono. Aspetta, guardo, eh. Cioè, guardo. Oddio. Ma che era una, oh, era una mega ombra, ma si ti è sparato qua sopra. Aspetta, guarda. Andiamo. Ma se sono per terra con lo scudo blu. Di un colpo con il pugno. Va. Un pugno ammazzato? Un po' weird. Va bene. Gabri, una cosa muy muy interesante, por ejemplo, te hago un ejemplo, ¿vale? Todos los juegos que ahora mismo Doc tiene en la Xbox, esos mismos juegos gratis, sin pagar más, podría jugarlos en su ordenador. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la Xbox y tu hermana vive en otro lado y tiene un ordenador, podría jugar esos mismos juegos estando a 1000 kilómetros queriendo. ¿Es verdad, Doc? ¿Me lo confirmas? Es verdad que si, por ejemplo, Gabri ha la Xbox e ha un PC, quelli giochi li può giocare sul PC anche. Se l'account è lo stesso, sì. Sì, è il mismo account, logicamente. Mm. Beh, Svitrin me lo conferma, sì. Cioè, una cosa mejor che questo, sinceramente, non so io. Questo solo passa perché è Microsoft. No, raga, la prossima console... Sto con la Play non funziona. Xbox è la manetta, perché no? E che valorizzare, gente. Aspetta, che leggo ci... Scusa, Doc, dimmi. Tanto siamo nell'epoca dove la realtà virtuale te la puoi comprare ovunque a prezzo baratto. Quindi non sarà di certo in questi 5 anni a fare la differenza la PS. Comunque, Cipriano, mi piace molto la tua mentalità, che guardi come funziona, perché magari ti può anche piacere, no? Anche per guardare. Hai una buona mentalità. E comunque dice, Doc, tu che dici? Mi vendo l'Xbox e mi compro la PS5 quando esce secondo te? Faccio bene? Quindi mi sa che ti ha risposto un po' con quello che ti ha detto prima. No, ragazzi, mi sa che la prossima generazione ci sarà un... non lo so, non la vedo tanto PS dall'inizio. Ma neanche in realtà. Ho paura l'Xbox, ma la vedo decisamente. No. Mai giocato l'Xbox, ma la vedo decisamente magari rispetto alla PS. E poi ragazzi, ricordatevi una cosa. So che per molti di voi, semmai non vuol dire un cacchio, ma per molti potrebbe significare tanto. Microsoft e Nintendo stanno avendo un buon rapporto in questi periodi. Comunque, fatemi dire una cosa, Aaron. Non sono L, scusami per non avertelo detto. Sì, è Igodi. Con I. I maiuscole. Comunque, no, devo leggerti, Yasir. Mai dire di non avere un'arma. Comunque, sono d'accordo, Yasir, con quella che hai detto, perché molti scontri veramente si risolvono appunto con pugni dati bene. Porca puttana, oh, ma... O anche armi che non sembrano buone. Che dici? Che uno disprezza, magari. También puedes comprare su scossi di Xbox. Non è che ti... Non è, Cipriano, trovarsi meglio. Il fatto... E che effettivamente, allora, io adesso il fatto è che ho trovato gente, che ne so, come Ice e un altro paio di persone, comunque nulla a togliere ai ragazzi anche giovani che ho trovato, però parlo di persone comunque maggiorenni, e mi sono trovato molto bene anche su Play, ragione per cui non ho lasciato Apex, giusto per questo motivo, perché comunque avevo trovato amici con cui giocare, con cui comunque ne stavo bene. Però ti dico che quando giocavo ad Apex su PC, su Xbox, Xbox, mm-hmm, è tutta un'altra cosa, è bellissimo, cioè è molto più bello, è molto più fluido, è un'altra console la Xbox, raga. No, non tanto, Lorenzo, cioè non è che non si è abituato mai a giocarlo, diciamo. È più abituato un po' a quote, diciamo, un po' più a quote. Per me è molto molto meglio l'Xbox, ragazzi. Senza offendere la Play, sapete cos'è il problema? Ve lo spiego, e vorrei che voi ci rifletteste un attimo e mi diceste se mai mi diste e mi dite se secondo voi pensate la stessa cosa che penso io.
Allora, semmai i vostri papà hanno la mia età. Alla mia età, qualsiasi cosa che si collegava al televisore con un comando, con un controller e ci si mettesse un gioco, era una play. Era magia nera. Avete capito? Era una play. Hai capito? Ma tu giochi alla play? Sì. Poi scoprivi che uno giocava alla Microsoft e l'altro giocava alla PlayStation. Solo che l'impronta della Play 1 è stata così tanto d'impatto che se un bambino va a dire al papà mi compri la Xbox One, il papà dice ma non è meglio la Play così giochi con tutti i tuoi amici? Ma papà, ma che cazzo ne sai dei miei amici? Cioè, semmai tutti i papà stanno dicendo la stessa cosa e quel bambino veramente voleva giocare alla Xbox. Perché la sua generazione, la impronta è quella, cioè il pensiero nella testa, cucito nella testa è quello. Bravo, è una moda, Yassir. In poche parole, spiegato così facilmente, una moda. Hai spiegato molto bene. A che ora giochi Apex? Apex, specialmente la sera, Aaron. A dire la verità, ogni tanto succede anche pomeriggio, eh. Per esempio, quando faccio una persona con i miei amici su Fortnite, li faccio sempre headshot. Alla testa, no? Alla capesa. Non head. E dicono che sulla Xbox c'è mira assistita che faccio sempre headshot. Ma no, perché guarda, Cipriano, ma già per il controller, cioè controller, quando ce l'hai in mano è un controller. Quando prendi veramente il controller in mano della Xbox dici, oh, sono un giocatore, hai capito? Invece con la Play, con questo modo molto femminile di descrivere il controller, sembra che tutti siano donne / bambini con le mani piccole. Io dopo un po' mi viene male i pollici con la Play, capito? Perché c'ho la mano da muratore. Perciò, anche se non sono muratore, c'ho la mano grossa, perciò dopo un po' mi fa male. Cioè, devo... Ah, sì, sì. Mi si addormentano le dita. E comunque, ripeto sempre ragazzi, controller Xbox 6 anni, un anno di PlayStation, due controller e uno e l'ultimo già sta iniziando a rompersi. Ma poi non so voi, però almeno con la stessa frequenza di uso. Yeah. Anche di più, forse giocavi prima, sai? Ancora di più. No, sinceramente Aaron, abbiamo fatto abbastanza stream su Mixer e ritorneremo sicuramente anche lì, più attivi. Fatemi leggere un po' che mi sono perso qualcosa qua di Victorin. E spero che per la prossima generazione le imprese apprendano e non nos den juegos llenos de micropagos. Però Victorin, la verdad es que parece un poco che la moda vaya hacia ahí, no? Però veremos, igual hay una revolución. Sì, bueno, claro, Gabriel, Lorenzo, ese es el perché ho la Play 4? Perché io sono una persona che ha iniziato a giocare quando aveva 2 anni. Quando avevo 2 anni erano 39 anni fa. E ho quasi tutte le console. Perciò non avere la Play per poterci giocare e poter dire anche la mia sulla Play, perché sennò come faccio a dirti che è meglio la Play rispetto all'Xbox? Con che faccia te lo dico? Cioè... Devo averle provate tutte e due almeno 2 anni per poterti dire bene. No? Però se ti devo dire quanti giochi ho comprato su Play e / rivenduto, / mi sono fatto solo prestare per vedere se mi piacevano e quanti no su Xbox, dici ah ok, allora non ti è piaciuta tanto la Play. Però sono un collezionista, ripeto. Sì. E che da solito quel tipo di comportamento che descrive Yassir definisce le persone che magari si sono veramente limitati all'esperienza di una sola console. Ma come ha fatto? Non mi stava sparando a me quello. Ma come ha fatto? Non mi stava sparando. Io queste situazioni a volte non riesco a capire. No, ma è lag, siamo atterrati già laggando. Guarda come siamo atterrati. Sì, vabbè, passiamo alla prossima. Sì, Gabri. Come lo oyes? Y sí, Victorín, totalmente lo que te confirma Doc del controller, te lo confirmo yo también. Cuando juego con la Play se le duermen las manos. Tiger, di solito sai chi va a dormire? Quelli con nome come il tuo. Il Doc ha ancora una vita da videogioco davanti, che appena finisco questa live sto minimo fino alle 4 su Animal Crossing.
non per niente ho la bellezza di 600 ore in 53 giorni. Allora, Lorenzo fa una domanda semplice, io gli do una risposta semplicissima. Per voi il 5G sarà pericoloso? Lorenzo, secondo te il 4G non era pericoloso? Lorenzo, secondo te tutte le auto che comunque giorno e notte circolano con filtri tarocco o cazzate varie, senza manutenzioni, non sono pericolose? Secondo te Radio Maria non è pericolosa che trasmette in tutto il mondo? Pensa che antenne che hanno quelli, va, allora. Io ti dico che purtroppo la tecnologia non si saprà mai se fa bene o fa male. È sicuro il nostro voler andare sempre oltre fa male, punto. Quella è la verità. Nicola, un abbraccio, come stai? Ciao Nicola, buonasera. Sì, Victorin. Eso, digamos que si se unieran un poco más, en vez de hacer tanta guerra entre ellos, sería más provechoso para todos nosotros, los jugadores. Justo, Tiger. Come se i pesticidi che usassero, cioè, per le nostre frutte biologiche non siano pericolosi, o le celle per far maturare la frutta. Si può anche non vivere pensando queste cose più. Se una persona si imparanoia troppo, diciamo che non vivi più. Perché c'è vedi tu solo il pericolo. Comunque Apex, quando ho provato a giocarlo, mi piaceva molto, soltanto che non avevo amici che avevano una Xbox che potevo giocarci, e quindi me lo sono disinstallato. È successo a tanti ragazzi, Cipriano. Tantissimo. Ice. Però se volete vi riuniamo, eh. Se rimanete con noi a Parinanno, perché... Ma per esempio Lava? Non era da Xbox? Tiger, questo i grandi non lo dicono. Assolutamente, perché sono proprio i grandi che stanno facendo questo del futuro. Penso che voi giovani dovreste iniziare a pensare che purtroppo il popolo non è niente, ragione per cui tu giovane non sei niente, io vecchio non so niente. Chi decide sono loro, perché purtroppo oh mio Dio! Le conseguenze anche. Devo dire, ho video anche o grazie? Perciò. Attenzione, è arrivata una persona nuova. Ciao Fusco. Grazie mille, benvenuto. Che mi hai perdito? Hai usato pilas? Di che hablas? Ah, del controllo di Victorin? Ah, l'unico male che vedo che il mando la Xbox è che tienes che usare pilas per cargarlo, perché non tiene batteria. Come sempre? Della Play o della Switch. Come sempre, io puede. Tu puoi elegir se comprarti il pack batteria o ponerle batteria ricaricabile. In verità è meglio, Victorin, perché se ti rompe solo la batteria, non ti devi comprare tutto un controller, ti compra solo la batteria del ricarico. Mira che mia, ora il controller già della Play empieza a durarmi poche ore, e io non posso cambiare nada qui. Tengo che gastarmi 60 euro tra le... Por un momento parece... Io también lo pensé al principio, pensaba che era una desventaja, e in verità no, non lo es. Non lo è. Quizás un poco anticuado. No. A priori. No, il primo pensamento. Però esatto, però il secondo pensamento è molto più avanzato. 6 anni, chicos. Non puoi dire nada más. Realmente funziona perfettamente. Aún. E va con la batteria originale. Oh, Lorenzo se ne va. Buonanotte, Lorenzo, il pescatore. Buon riposo, Lorenzo. Buonanotte, Lorenzo. Si tende a esagerare, che diplomatico. Che mi sono persa. Ciao Dark Davi. Domani Doc fa Apex, vero? Chiede Tiger. Ragazzi, non lo so. Adesso. Raga, oggi ho fatto Apex, ho fatto tutto oggi. Tutto, perciò tutto. Domani qualsiasi cosa farò è da accettare, perché oggi ho fatto tutto. Giù. Sì. Però che contamina más? Esas pilas che in verdad se te rompe cambia solo las pilas? O che tiren todo
el controller con todos los componentes que han tenido que recoger de las minas en África y para hacer el plástico. Piénsalo bien, Víctor, y piensa un poco más lejos aún. Chao, Nicola. Chao, ora vado, chao, ok. Scusate, sto parlando troppo, non parlo più così tanto. Che dici, Cipriano? Ma chi ti dice che parli troppo? Tanto semmai scrivi troppo, non parli. Secondo me, Cipriano, comunque, adesso che ti ho letto, loro dicono che stanno lavorando sul crossplay. Speriamo che veramente non ci mettano un anno, sarebbe bellissimo. Dai. Ascolta, il crossplay loro, allora, non so se hai capito, ma si parla di crossplay e che porteranno Apex sulle nuove console anche. Mm. Non è che Apex l'hanno dato già per morto alla fine dell'anno, eh? Perciò qua hanno tanti personaggi, tante storie, tante mappe. Secondo me ci stupirà tantissimo questo gioco, raga. E Nicola, dove stream Nicola? Nicola numerato, okay. Lo chiamerò. Streama su Mixer, Ninja. Ah, ecco, ok, sì. Dove ti deve arrivare una craberata in faccia mentre luti? Ma che auguri li fai, Tiger? Comunque ragazzi, non vi preoccupate per quello che portiamo domani, che vi avviseremo sicuri sicuri su Discord. Ma mi sa che la pensi solo te qua, Nicola. Tanto... Però sai cosa? Nicola, ti ho già chiesto una volta e la prossima volta penso che sono costretto da norme da moderatore a bannarti dal mio canale. Che tu non puoi entrare in una chat e rendere la chat tossica. Perché se non la succede parola questo. Che fa schifo. Cioè, chi ti costringe a guardarlo poi? No, ma tolto quello, la parola dire entrare in una live e dire che fa schifo. A cosa porta? Cioè, cosa aspetti? Che la gente ti inizia a insultare? Vuoi essere insultato, Nicola? Non lo so, è perché. Ovviamente la gente che ci sta guardando o è perché vuole stare con la community, quindi non importa cosa giochiamo, o è perché gli piace il gioco, quindi o stai cercando una provocazione. No, pensaci bene, queste scusate sono da bambino. Allora, Nicola, è personale, non intendevo. Allora, una cosa personale è, a me Apex non piace giocarlo. Punto. Sei entrato in una live dove, penso, delle persone presenti, Apex piace solamente a due persone o tre. Il resto sono qua solo per chattare, hai capito? A cosa porta? No, guai, facciamo un discorso da adulti, anche se so che ti viene difficile, perché a questo punto penso che tu abbia un'età inferiore ai 12 anni, hai capito? Ma io con persone di 12 anni ho fatto discorsi seri. Perciò, se riesci a leggere una cosa, sì. Se no, ti chiedo il favore. Non entrare più nelle mie live la prossima volta. Perché non mi piace il tuo comportamento. E allora, se hai 14 anni, devi crescere un po' meglio, Nicola. Perché se io vengo a mangiare a casa tua e tua madre mi fa una lasagna, io non la guardo e dico, signora, questa cosa fa schifo. Tu sei entrato nella mia live dove io sto consumando elettricità, tempo, internet, computer, televisore, monitor, PC, PlayStation 4 e mi stai dicendo che ti fa schifo quello che io faccio. Hai capito? È la stessa cosa, credimi. Grazie, Nico. Oddio, da quanto tempo? Bandito! Mamma mia! Ah, bello! Wow, pazzesco. Entonces calcola, il mando della Xbox necessita di 2 pila doble A. Questa dura una settimana. Un pack di 8 pila mega... Ma, Vittorino, 2 batteria doble A da 1800 mAh ti vanno a durare... hasta que te muere. Irrecargables, perdona, perché non sono recargables. Pues claro, entonces... Ma esto tiene que ser. O te compra el pack batteria. Hai il pack batteria? El pack batteria. ¿Sabes lo que es el pack batteria, Victorin? Que no es con pilas, pero con batteria. Comprate ese.
Es lo mismo. Guarda, cioè, Nicola, ti lascio parlare con Tiger, che ha meno della tua età, hai capito, e ti sta insegnando una cosa. Perciò io mi limito a parlare perché sono vecchio per far capire le cose, a quanto pare. Comunque, la notte Cipriano. Non so se mi sente ancora. Sceglierò la nostra posizione per la battaglia. E adesso io mi immergo di nuovo in Apex. Dove volete andare? Mi ha fatto il ritorno, scusa per sentire. Là. Volevate mai nella home, che dove avete smesso? Bandito, sì. Hai il pilare ricaricabile? Trin? Sì, Trin. Hai batteria ricaricabile che tiene in 5 VSS la durata della batteria normale che tu compras. Mi ha sposato il canale per un montone di tempo. Allora, bandito, tranquillo, siamo spariti per 2 mesi più o meno che avevamo streamato su Mixer. Quindi forse per quello non ti apparivamo tanto, ma mi fa piacere che ci hai ritrovato. Vittorina, mi ha parato. Lo avrás visto alguna vez. Suelen ser cositas de plástica con un agarre de metal que lo conectas directamente a la luz. Minchia, ma dovunque. Lo enchufas y pones las espinas dentro. Giusto, Nicola. Madonna, quanti Putignano. Una là. Ok, ne arrivo uno da là, eh. Da là. Io sto quasi morendo. Sono a metà. Qui arriva uno, arriva uno da me. Sì, la voce che si è già scusa e tutti, ma no. Grande, gara. Adesso vuole parlare domani. Lo sapevo. Ah, bandito, mi fa piacere che ci hai ritrovato. E come stai? Cosa giochi? Quasi no. Cosa dici? Avevo consumato le munizioni. Neanche lui. Ah, ma c'è ancora Cipriano. Cosa pensate di Joker? Sì, mi sa che Nicola forse sei te, veramente te, che non ha capito bene la situazione. Analizzala magari dopo, a testa fredda, rileggitelo. Analizza magari semplicemente quello che ti volevano dire tutti. Eccoti, Yasir. Comunque, cosa pensi? Cosa? C'è Cipriano che vuole... Oh, io non so cosa è tutto a posto. Guarda, ti dico... seguivo più Ciccio Gamer, ok? Solo che con il fatto che... Dark, cacchio, è un mio amico. Comunque sta anche tanto con Joker. E tutto questo mi ha portato a seguire un po' più Joker. Così. Allora, ora parla Jess per okay. Far scena cosa? Madre mia. Se solo veramente una persona... Cioè, non lo so Nicola. Veramente, spero che le parole che tu dedichi a noi vengano dedicate alle persone che tu hai al lato, così almeno capirai forse come stai parlando. Detto questo, stai scherzando un cazzo. Pensaci 300 secondi, chiudi quel cesso di bocca per 300 secondi e poi quando parli di mia moglie porta un po' più di rispetto. Ok? Perché neanche in 5 vite potresti fare un decimo di quello che fa lei, ok? Ti ringrazio e boh. Ma no, ma lava, ma dai, veramente. Sta parlando con delle persone civili, e sta dicendo veramente cose che vorrei che se le sentisse dire in famiglia lui. Visto che stai trattando male mia moglie, spero che domani venga trattata male la persona che ti sta accudendo. Hai capito? In questa maniera. Scherzando, sempre. Scherzando, perché si scherza sempre, ragazzi. Io non lo sto dicendo sul vero, eh. Ai, comunque, fatemi rispondere, bandito. Zona calda, sì. Perché mi sono incazzato e voglio... Bandito, abbiamo già 2 in comune. Dimmi da che console giocavi, così mi raffreschi la mente.
ragazzi, persone così non si possono bannare perché hanno così tanti account che verrebbero a romperti le palle con 1000 account. Avete capito? Per quello non mi dite bannatelo, perché poi dovrei pensare, ma sarà Nicola questo qua che rompe le palle con un altro account? No, almeno sappiamo che è lui, boh. Amen. L'altro giorno aveva il complesso che non lo salutavamo, e poi aveva il complesso che ce l'abbiamo con lui, e poi viene insulta, poi viene e dice, no, io il like non lo lascio perché a me queste cose non mi piace. Ma no, ma vai a cacare, fai faccio con te stesso. Certo, Yasir. Certo, voglia. E comunque anche banditore della Play. E dai, quando volete, raga. Noi variamo sempre, già sapete. Adesso stiamo giocando della Play. Dai. Ma la mia... C'è qualche problema con i server. Ragazzi, dovete farmi un favore, controllate. Oh, ciao Rattino. Oh, allora Nicola. Aspetta. Oddio, Ratti, non ti ho salutato. Ciao Ratti. Ti ho registrato in testa, poi ho detto adesso lo saluto, poi mi sono dimenticata. Allora, ciao Ratti, Nicola. Mi sa che no. Se non ti chiamavi Nicola? Morti. Wow. Come ti chiamavi? Incazzatissimo cane rosso. Mamma mia, non devo crederci. Quanto questa la quella sta un poco mas, Vittorini. C'è ancora uno a sinistra. Spera, No! Occhio, c'è dietro. È qui. Sì, lo so, però oramai ti sei messo con il nome. Poi non si chiama Nicola, si chiama adesso. Cavolo, adesso ti devi cambiare nome, perché mi stai diventando antipatico. Spero che non hai nessuno accanto a te che si chiami così, però. Allora... Li puoi dire più o meno il prezzo approssimato, Vittorino, di una pila ricaricabile, amore? Visto che ci siamo. Ti no, leggo. Cioè, Vittorino, non hai un prezzo. Hai differente amperios, vale? A seconda di come ottieni dalla gana, te lo compra. Hai batteria da 12 euro, 3 euro, 4 euro cada batteria. Hai batteria da che vale in, può essere 10 euro perché tiene más amperios, la che compro io, per esempio, tiene in quanto? 1000 amperio? 1600. Vale, 1600 in una batteria normale ne tiene 400. Quindi... Tiger, mi sto confondendo. L'ho letto. L'ho letto, non lo faccio uscire, ma l'ho letto. Perché non voglio che comunque voi siate come gli altri. Signor Cipriano, ho visto che sta animando. Ciao Francesco. Ah, aspetta, il ragazzo che vuole giocare? Allora, aspettate. Sì, non ho fatto, mi sono rotto il cazzo. No, dai, Alice. Lascia un po' cane rosso. No, riposo un secondo, riposo di là. Ah, ok. Però rimango nel party poi quando... Tu stai tranquillo, Cipriano, per favore. Non ti incavolare. Ma oggi hai sempre potente, dice Lattino. No, non sono proprio potente. È che non no, ragazzi, è leggero. Poi Ice, ragazzi, lavora e tutto. Non è un cazzaro come noi, Se lo può permettere. Bandito, LGF veniva di Live Gamer Family, che era come si chiamava il canale all'inizio di tutto. E boh, tutto lì, non c'è più mistero. Allora, Yasir, dovevo invitare. Non c'è Yasir, l'ho cercato. Ah, non c'è? Yasir, sei sparito? No, Rattino. Questo è quello che dicevo prima. Credimi, fa qualcosa di più di noi. Anche di me, credimi. Di tutti, mi sa. Oh mio Dio, Giorgia.
Giorgia. Il probino. Però Giorgia. Ma quanto tempo? Sì, sì, io mi ricordo di Giorgia. Mamma mia. Ma cosa che sta succedendo a YouTube? Sta mandando notifiche? Ciao ragazzi. Ciao belli. Ma qualcuno mi lascia un like per piacere? Avete voglia così? E passo. Oh, già che sono usato. Ma lo lascio perché ah, no? Ah sì, va. Come stai Giorgia? Come ragazzi, stavamo pensando a Elisa. Elisa ma non troppo. Chissà che fine ha fatto. Non l'abbiamo più vista. Hai visto? Gabri. Comunque Victorine ha capito quello delle pilas. Has entendido le las pilas, Victorine? Allora, se tu usi Crypto... Lavoro duro, bella vittoria. Secondo te? Ma Cipriano! È stato secondo me... Ma io sono sacrificato di Dio. Mi hanno detto che avete un BM per me. Sceglierò la nostra posizione per la battaglia. Vabbè, basta. Mamma mia. Comunque Cipriano mi fai troppo ridere. Per questo è per l'emozione, quando ci vedi in live devi subito scrivere, io lo so. Lo so, fai bene, dai. Lì si vede che YouTube vi siete mancati. Molto bene, Giorgia. Guarda, abbiamo fatto come tutti voi questa lunghissima quarantena, ancora ci siamo dentro. Abbiamo dedicato tempo allo streaming anche su un'altra piattaforma. Per 2 mesi siamo tornati qui. E adesso niente, giocare un po' con amici nuovi, come puoi vedere c'è tanta gente nuova. E quindi quando c'è gente nuova io sono felice, via. E tu come stai? Stai calma, ti rate. Oh no, siamo già. Ti rubo tutto, cane rosso. No. Sono soltanto una. Domani, bandito! Sì, con questo. Adesso a breve. Vieni qua, vieni. Vabbè, qua. No, ha preso sempre bene domani. Ci sono. Aspetta. Grazie. Certo, Tiger, adesso queste settimane non tanto. Come vuoi? Era il 99 o 301? Però ci torniamo sicuro, Tiger. 301. Annoiata, vai. Giorgia, per la quarantena, ok? Grazie, grazie. Di nulla. Vabbè, per questo ci siamo noi, vedi? Ti buttiamo un paio di spari di Apex alla sera. Arriva. Sembrava catalano quello. C'è qualcuno qua sopra? Sì. Sto controllando i diritti. Ecco. Loro sono già impazienti perché questa ultima settimana non c'è niente da fare. Ma no, ma no. Ma scudo epico, c'è sto qua. Ma minchio. Al lato, bah. Ah, per quello mi suonava molto come il catalano, Cipriano, un po'. Curioso. Ma è che vada bene. No. E che vi devo dire, ragazzi? Fortunatamente ho fatto... Se non mi annoio. Ma pensate a giocare, che è più bello. Vabbè, almeno tra poco c'è la nuova season. Tra un giorno. Sì, ragazzi, tra 2 giorni. Dopodomani ci sarà la nuova season Apex. Cipriano. Sono tutto preso bene. Allora, ragazzi, pausa di un secondo. No, nessuna pausa. Siete già in partita? Ma alla fine cosa è successo con il ragazzo Yassir? Non so, Yassir è sparito. Yassir è sparito, cavolo. È
Sì, sono un po' di livelli, ho fatto un po' di livelli. Devi fare copia su Brawl Stars. Non lo voglio fare. Ho sbagliato tutto. Vai, ha già capito. Io sono Ice. Grazie. Zona calda. Vai, Gunner Rosso. Gunner Rosso mi piace perché zona calda. No, adesso voglio fare un po' di più. Questo già un T. No, questo già un T. Che state facendo? Una specie di coniugazione qua in chat, raga. Lui è... Impariamo come si coniuga il verbo essere. Dico di andarcene un pochino via da qua. Su qua. Oddio! Vieni, 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 più la pugni! Ah, bandito, allora no! Allora niente. Ma ci sarai per un altro giorno, no? Facciamo qualche partita su Apex. O Fortnite, dove vuoi. Avete video lezioni alle 9. Orari fatti più o meno di video lezioni, ragazzi, perché ognuno qua ha orari differenti, è vero che si fa anche pomeriggio. Sto scemo, di non l'ho detto. Innanzitutto non si conosce. Io è nero. No, perché uno dice io sono Ice, lui è lei è Jess. Dio, che coniugate. Ok, ma avete confuso, ragazzi, siete riusciti. L'avete sconsolito, ma avete sconfundito. Dai, Giorgia, noi ci siamo sicuri ogni giorno. Alle 9, raga, iniziate quasi tutti voi, ok? Sembra che sì, no? Sembra di sì. Dai, tu. Alle 10, alle 11. Finché sorveglierò il cielo, non avrò nulla da temere. Il tuo est, Ratti, non so se è il correttore, però è francese. Vosotros sois e io sono perfetto, il resto perfetto. In cinese non te lo posso neanche dire. Non fai video lezioni, Giorgia? Ah no? Ah, per quello si annoia un po' sicuramente. Ah no. Ah, ma è giusto, Tiger. Perché veramente è così, cioè a me sinceramente la vita non mi cambia. Come Sara non fa video lezione? Gli Mick? No, Sara sì. Chi lo dice? Parla prima. Che sta passando? No, dimmi. Sarebbe realmente nada muy mencionable, Victorino, gente pesada, ya sta. Come ti sembra la nuova leggenda? L'amo. Le 11 video lezioni e poi le 15. Alle 9. Alle 9. Alessio. Oh. C'è un caustic. Io ho accesso. Ma aspetta un attimo, ma noi stiamo facendo trio. Vittorini, ¿y cómo está tu situación por ahí estos días? ¿Cómo ves el ambiente? Si te puedo preguntar. Así modo indirecto. Ha battuto un nemico. Là dentro c'è un tizio. Bandito il pompiere. Adesso ho letto. Vabbè. Quindi ognuno, alcuni li fate più prima e altri li fate più tardi, le videolezioni, sembra. Arrivo. Abbiamo fatto le scelte giuste.
Vai con la pistola! È un cane rosso! Impistolato! Lo sento carico oggi. È carichissimo, eh? Gani, sembra che abbia avuto Coca-Cola o qualcosa di dolce. Hanno caricato a molla oggi. Non è... Mi sa che anche difficoltà a leggere. No, no, ha sbagliato. Non era zucchero quello che ha messo nel latte stamattina. Sembra. Sì, bandito Loba. Bella, no? Io la amo, Loba. Pues bien, la verdad. Appena esce, la prendono subito con una skin. Perché tanto 1200 metalli creazione, perciò posso prendere la skin. Dai, flippa un po' il kunai, please. Ti stavano dicendo. A me non piace tanto. Tre media la suprema non aiuta tanto. C'hai gli esami di terza media? Perché la suprema, se tu c'hai, ho capito. Non ha senso. Bueno, Victorin, yo solo espero sinceramente que las personas sean un poco conscientes y a pesar de que se pueden hacer cosas, que no se lo flipen y empiezan a salir por... Tú imagínate que hay appena tirado su due compagne y no hay armi. Le dai en un segundo. Oppure immaginati che sei in un fight dove hai armi da lontananza e ti devi fare un fight da vicino. Lo cambi in un secondo. Secondo me sì. Sì, ma anche per l'abilità, no? Sembra che possa rubare le armi, cioè... Scusami. No, che ci disturbi? Buon riposo, bandito. Ci vediamo poi, spero alla prossima. E ti lei tipo un mercato. Devi pagare. Oh, vende armi. Delle armi. Ratti. Cavolo, a me preoccupa tanto sta cosa. Perché non mi ricordo se si può dire, non la sentito. Beh, l'abilità normale è un teletrasporto. Raga, perché la chat va velocissima. A volte non ci capisco più. Cosa mi avete detto? A volte taggatemi io. Taggate Doc, così almeno legge, cioè, se no... Quello della prima media? È quello? Aspetta, cosa significa? Perché aspetta che io ogni volta devo tradurre nella mia mente, perché in spagnolo erano diverse, non si chiama così. Prima media è 13, no? Si fa? Eccolo. È 13? Cosa? La prima media? Boh. Vede? Non lo so. C'è anche uno scudo? C'è un'arma. Ice. Che succede? Che ice? Era solo... Era per far andare... E per farmi andare in casino, così non leggo più niente. Ratti, ma sai che a volte ci mette anche una, fino a una settimana, può metterci e poi... Ma boh. Speriamo, io spero solo che la sessione sia cosciente. Questo è terreno. Okay. Ciao Giorgia, buon riposo. Ciao Giorgia. Riposa bene, buonanotte. E alla prossima. Ciao Giorgia. No. Ah, pues bien Gabriel, tengo ganas de verlo. No, 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 c'è qualcuno. Però credo, Victorin, che come appuntano a ello, no? Come alla seconda opzione, che stanno credo, appuntando a ello per non collapsare. Siamo in mezzo, tipo 30 punti. Bella, madonna, che mira c'è, non mi beccano. Ah no, non siamo da soli, di certo. Ci sono tipo due team qua. Doc, vado con il drone. Almeno dovete essere voi, ratti. Ah, oh, no, vado. Facciamo l'esempio. Un cardin di bambù. Vabbè. Salite foto se avete in quando nel server, che io tengo una stack che magari spoilers. Doc, non mi dovete dire qualcosa, ma quando sei nato, Tiger? A che ora? Lo sai? Da sento la sera non li facciamo, ve lo dico così. Neanche a Gabriel abbiamo fatto, che pochi giorni fa li ha fatto. È giunto il momento che Gane apre un pack. Pequeno. Un rio. Bianco. Che bello. Bueno, Victorino. Che bianco, tranne una blu. No, vabbè, Gabri.
Dopo voglio andare alla tua isola, Capri. Mantienila despierta. No, ma... La scusa di Alessio è bellissima. Per favore, se mi dite se quando fate... Ditemela, per favore, perché non mi arrivo una notifica. Allora... Tu vuoi solo sapere quando faccio Fortnite. Sì. Non dire bugie. Le notifiche ti arrivano perché tu lasci il like. Io questo lo so. No, ma Nicola, non usi Discord tuo solo per capire? Oh, bella mister. Ciao mister Luigi. Ciao mister Luigi. Ah, bello. Sì, nosotros también cogemos esos. ¿Qué coges, rojo o azul? Menos mal, Gabri. A Gabri le ha appena dato in Animal Crossing la corona di tulipani neri. Gli ho detto, mantenla sveglia, che andiamo alla tua isola dopo. Già vai? No, dice che, che rimane sveglia per tanto, lei. Tanto sono le 11, lui. Dove già preoccupato. Proprio quando voi stavate digerendo una bella pizza. Oh, Tiger, comunque si vedono meglio le tue live ultimamente, eh? Sai che allora fammi farti gli auguri domani come se fosse il giorno vero. No, te li faccio domani e non oggi. Come sono dovuti. Se vuoi ti canto pure, Tiger. Domani e non avrai... ti chiamo Tiger neanche una volta domani. Per tutto il giorno. Tranquillo, Tiger. No, no, è Discord. Se qualche volta, cioè, vuoi fare un pensiero... Buon riposo. Discord, cioè... Dormi bene e ci sentiamo domani. Buonanotte, Tiger. Riposa molto bene. E grazie per la compagnia. Io gioco dalla TV. Allora. Cipriano, stai calmo. Stavo guardando le ricompense della classificata. Nicola, non so come avvisarti sinceramente. Allora dico di quanto facciamo Fortnite. Il rojo, sì, nosotros el rojo también. Allora, notte a tutti perché io domani ho lezione stasera, mi sono saliti i nervi perché la gente su YouTube non capisce, dai notte. Cipriano, per favore, non agitarti per queste cose. Guarda quanto ci agitiamo noi. Non dovete agitarvi voi. Sì, i nemici stanno scendendo. Il meglio è le persone, cioè, tutta una vita, quelle cose che non ti interessano, non le devi prestare attenzione, perché spariranno. Da soli spariranno. Quando non li presti attenzione, quindi adesso buonanotte. Cipriano, buon riposo. Niente, mi ha fatto piacere che sei stato qua, comunque. Se va Cipri. Oh, notte Cipri. A domani, spero di riuscire a giocare insieme. Aspetta, non far partire niente ancora. Ok, tanto. Prendi... Pure io. Tienes que rezar, Gabri. No, digas Victorín. O si luego estás y vienes a nuestra isla o algo, estáis aún despiertos, podemos hacer un intercambio. Staranno arrivando quelli là che stanno sparando. Certo, allora. Aspetta. Mando l'Instagram per se vuoi. Attiviamo. Questo per Alessio, to. Vai. Hanno peggiorato le qualità. Lotta con onore. Lotta con onore. Ecco. Comunque Nicola, mi ricordi come ti chiamavi sulla play? Perché sai cosa succede? Ti spiego una cosa. Hai dominato la caccia. Ci sono persone come te che vengono alle live e dicono ti aggiungo, poi accettami. E ovviamente li accettiamo. Poi però ci sono persone che magari guardano un video, vedono il nome nella live e ci aggiungono e non appaiono mai in live. Quindi in altre parole sono persone che ci riempiono la lista di amici. Quindi molte volte quando ci aggiungono e non capiamo assolutamente chi possa essere, non li accettiamo e gli diciamo di rivenire a riaggiungerci. Sì, non era molto riconoscibile il nome, non lo so. Si invoca. Infatti Cipriano. Oh, scusa. Buonanotte mister Luigi, grazie mille, grazie di cuore ragazzi. Vediamo. Ah, ti chiami pure proprio Alessio. Adesso c'è la sfida. Questo l'abbiamo accettato, eh. Dovrei
Un attimo. Secondo me Nicola dopo possiamo vedere. C'è un kit finisce là. Mi sono presa qualche secondo per curarmi. Là c'è un peacekeeper. Perché non me lo miri? Ok, fai partire la terza. 60 secondi rimasti. 3, 2, 1. Round 3. Ma là sopra non ti beccano. Comunque Cipriano, non ti agitare veramente. Pensa alle mie parole che ti ho detto. Che ti farà meglio, vedrai. Comunque, ci vediamo domani o quando passi. Quanti sono? E adesso buon ricordo. Poi immagino che te sbloccherà Millas. Quanta vita! Prendi la tua ricompensa. Gabri. Oh, guarda qua. Missione desastre. La lascio a te. Giusto. 4, 50 volte si te da 5.000 Millas. Anche perché se non ti mangiavo le orecchie, te lo giuro. Ma prendo questo kit fenice. Sto bene, mi sto solo curando. Oh, ok, Nicola. Sì, a volte avvisiamo anche lì, comunque ogni tanto avvisiamo anche su Instagram, quindi... Per esempio, quella di Fortnite l'hai avvisato su Instagram no, oggi, vero? Vuoi delle cure? Mi sa di sì. Comunque... Cosa? Vero? Oggi hai avvisato per Instagram sì. Della live di Fortnite. Ok, cercheremo di farlo così anche, Nicola, va bene? Qui c'è una cella... Qui c'è una cella scura. Cosa c'è? Adesso vai a rilassarti, Cipriano, non ci pensi più. Intanto devo finire questo disegno. Beh, di certo c'è stata gente. Aspetta un attimo. E anche te, Nicola, potresti fare lo stesso, sai? Esco dal drone, sto tornando. Il peacekeeper lo vuoi? Io volevo, no. Il drone ha visto qualcosa. Cecchino, a me serve un cecchino vero. Un cecchino vero. Un cecchino, ce l'avevo sentito. Lo so dove l'ho lasciato. Prima mi sto addormentando. Ma come ti stai addormentando? C'è il cane che... Non ce l'ho più con il tabagno. Senza timore. Da che c'è gente là. Dove? Là. Perché il drone aveva visto qualcosa. Prima. Almeno. Prima aveva visto qualcosa da là. Oh, Islam! Ciao, fratello! Ciao, Islam! Come stai? Quanto tempo, cavolo! Soltanto, provo a vedere. Un altro paio d'occhi non guasterà. Vediamo. Certo, qua dentro non ci sono, non sento movimenti. Guarda che bella la chat. Islam, bene! Molto bene, ma non flottare così a vuoto. Che ci racconti di nuovo? Lo lascio qua il drone, va? E su Victorin. Ora sempre che come lì mi viene dalla cabeza Victorin perché eres come il chico Oliva Midnight Snack. Así por decirlo. Bravo. Vediamo. Lo so, Cipri. Ma volevo sono come i cani, devo marcare il territorio. Qua dentro non c'è nessuno. Ho sentito qualcuno. Con la zipline ho sentito qualcuno. Usato una zipline. Non ci capivi niente? In che senso non ci capivi niente? In quanto movimenti, cose del genere? Comunque, mi fa piacere. Purtroppo avevamo tanti problemi con OBS. Qua la gente
Oh, c'è un drone. Oh, la nostra giornata è lava, questo l'ho visto veramente io. Guarda qua. Dos. Bueno, las olivas tienen muchas calorías, dos es bastante nutritivo. È un crabber! Ecco qua! Ma dai, Isla, mi fa piacere. Mi fa piacere che serva qualcosa. Ok, Nicola, così vediamo chi sei. Cioè, nel senso, vediamo... Ho già preso il triple tank. Ma è meglio quel cecchino. Dos olivas han dejado. Eso es lo que hizo Douglas vergüenza. Ah, vabbè, lo prendo. Buonasera, allora. Pierre. Buonasera, buonasera. Ma io dico che lei la che dici, Pier? Per non togliere come arma non rara da trovare. È un'arma non convenzionale, Lester. Spacca tutto. Un'arma di merda. No, Vittorino, se è la vergogna, non lo hagas. Porque andaba bien como legendario. Ah, tú te has dejado dos, entonces te dejas la vergüenza. Yo también lo hago, pero es muy horrible. No te quedas como, ¿por qué habré dejado solo dos? Y se rompe el sedere. Es muy, muy fastidioso. Poné dos olivas para comer. No os peleáis por dos olivas, tipo, no, tu hermana, no, esa oliva la tenía yo, dámela. Esa oliva es mía. Partiamos la oliva. Oh, bella pierna. Dai, dai, Cipriano, buonanotte. Ciao, Pier. Ragazzi, lo sapete, a volte dovete sentirvi salutati per un attimo. Poi, quando esce della concentrazione, a volte gli dico, oh, che c'è Piero, oh, che Cipriano se ne va. Buonanotte, adesso te ne vai davvero, Cipriano, sì. Ti posso dare la buonanotte? C'è una cassa della morte lì. Nosotros, Gabri, creo que pondremos sobre todo esos rojos. Es que nos gustan. Mm. Ah, no, vale, Vitorino, todo me tiene mucho más sentido ahora que me has dicho esto. Nicola, sera, legge FPR. Lo so che non sono Doc, ma a me fa molto piacere quando vi salutate, raga. Così la gente si sente più ricevuta. Vediamo alla fine live, Pier, dai, dai. Abbiamo il vantaggio. Siamo dentro l'anello. Certo, facciamo un report, Cipriano. Ma sì, sicuro che non succede un casino. Stai tranquillo. Sono qua vicino, proprio vedo. Non lo so, Gabri. Aspetta, chissà algún otro di pietra, però non lo so. Però sicuro che l'azul non lo ponemo. Cambia quella schiena, la plato. Non guffare. Non ti piace? Una zoppa di casse della morte. No, la capivo prima. Oh, verso di qua. Ah, questa, eccoli, sono qua sopra. Vai, it's time to electroshock. Io preferisco leggervi a voi, ragazzi. Sei troppo carico. Quindi, Cipriano, io mi fisso su quello che mi interessa. Che è okay. Parlare con le persone che veramente apportano qualcosa. E vi ringrazio. Là c'è una. C'è qualcuno con uno scudo epico, visto. Siamo già nell'anello. Perfetto. Aspetta un attimo che carico. Ah, non ce l'ho. Vabbè. Ok, cane rosso in azione. Respira, 123 a quel tipo. Come si chiama? Buonanotte, Cipriano, buon riposo. Oh, buonanotte anche a te, Ice. Se ne va, Ice, anche? Buonanotte Cipriano, ragazzi. Buonanotte Ice. Grazie di cuore per averci seguito anche stasera. Domani sarà sicuramente una giornata migliore. E pregate che al Doc gli facciano regali dei server privati per Fortnite, così almeno
vi potete scannare tutti insieme appassionatamente, come se non ci fosse domani. GG per la Gabri e le Scorpion. Sì, Vittorino, un montone. Masca, sì, che era sverde. Come facciamo a salire qua sotto? Mi spiace, Islam. Si vede che ti piace, no? E cavolo. Ah, da sotto, da. No, non l'ho becca. Granata frammentazione lanciata. Ricarico. Aia. Direi di andarci. Sì, Lava, lo so. Io anche sono stata... Cioè, ho anche pensato come voi, però purtroppo con l'età... E una cosa che si impara è che molte persone fanno certe cose perché non ricevono l'attenzione nel posto giusto. Quindi la ricercano in un modo sbagliato, nel posto sbagliato. Bravissimo. La meglio cosa è ignorare assolutamente e non ricevono quello che cercano. E se ne vanno in un altro posto. No, sento qualcuno. Tua mamma, zoppaiola. Sarai contento, Pier. E dai, spero. Sarebbe bellissimo. Madonna. Ti piace tutti i Battle Royale, Islam? E che giochi? Tipo? The Battle Royale? Sì, completamente, completamente preso di tutto. No, ragazzi, l'Epic Game non dà più server. Ripeto, se fosse che fosse un mio amico che mi fa un regalone, fa un regalone a tutta la community, perché sa che noi con la lista andiamo avanti anche ancora mesi e mesi, però è un lavoraccio che non dovremo fare. E adesso, ragazzi, io lancio i 5 minuti di time out per tutti quanti, perché dopo due ore bisogna alzarsi, bisogna andare a bere, bisogna... Facciamo un second off break. Facciamo break. Una mini pausa, raga. Un po' di io acqua. Di là faccio una mega scorreggia. Bravo, dog, vai. Tranquillo, Cipriano, buonanotte. Ti perderai solo la scorreggia di Doc. Devo cantare, Doc? No, quella è stata di Cocco, ragazzi. Voglio avvisare che è stata di Cocco. Non era. Buona. Che è lo della sve... Sì, Victorine? Però si stanno bien hechas, a me gustan más. Creative Destruction. Perché mi suona tanto? Ah, aspetta. Ma non è uno di poco fa, cioè tra virgolette poco fa, un paio di mesi fa? Sì. No, Lava, con il tempo sai cosa succederà? Saprai valorizzare meglio in che casi vale la pena e in quali no. Questo è l'unico che succederà. Ed è buono così, perché non bisogna essere pazienti fino alla fine. Nel senso... Cioè, non si deve diventare... Non so come... Non so, mi mancano gli aggettivi, però mi sa che mi capisci, Lava. If wet, Victorine... Venga, que me haces tener hambre. Antes le he rechazado unos cacahuetes a la Doc y ahora me estoy preguntando por qué. ¿Están aquí, eh? Sí. No, tengo ganas de otra, algo diferente, no lo sé. Que escuchate. Ragazzi, salutate Cipriano. Fatemi sto piacere, che vi ha detto buonanotte a tutti. Diteli buonanotte, così può andare in pace oggi. Può andare in ar. Ragazzi, mi ha sgamato mia madre, siccome domani ho scuola, devo andare. E Pier, fai meglio ascoltare, perché la mamma, soprattutto il giorno del... Come si dice? Il giorno della madre? Devi ascoltare. Ancora di più. Buon riposo, Pier. Ah, è vero, che strano. Non avevo bevuto Coca-Cola tipo in un anno, mi sa. Bravi. Che belli. Però al continuo posso fare, no? Così si vede la lobby. Ah, c'è ancora il rosso.
Oh, ma Lava, prima mi sa che è stato un attimo così. Chi era che mi ha detto che giocava da play solo? Cipriano, no? Era? Adesso sai che se n'è andato. Di notte. E comunque sto scontrando un sacco di gente sti giorni che mi sta dicendo che tipo Apex, sì, lo gioco passando di Xbox e come vorrei. Tu, ma a te piace, lo giocheresti o no? Cioè, giochi? Dai, Pier, aspetta 2 secondi. Pues, has visto raro? Pues mira, sucede che de vez en cuando, ahora desde que estamos esto en la cuarentena, la madre de Doc le manda, digamos, algo de comida. O sea, no nos la trae él, ¿vale? Nos la traen. Y había una botella de Coca-Cola y nos quedamos como 2 litros y dijimos, ¿pero por qué nos pone Coca-Cola? Porque nunca es nuestra costumbre, ¿no? Así. Bueno, pero bueno, es todo bien aceptado, entonces no la vamos a tirar seguramente. A menos nos da como la sensación de salir de casa, ¿no? Porque la Coca-Cola, normalmente si te la bebes en algún momento es como fuera de casa. Ya has vuelto, Victorín. Pero mira que no me gusta, ¿eh? Cioè non è una cosa che dica wow. No, niente Lava. Cavolo. Saresti forte sicuramente. Io penso che saresti forte. Speriamo crossplay, dai. Vediamo se quando... Se faresti una partita con Doc, di colpo ti cambia la visione. La visione totale del concetto. Oh, una bella. Ciao mio. Pier ti ha aspettato per salutare. Oh Pier, che è successo? No, se sua mamma l'ha sgammato, dice che deve andare a dormire. Sono un piscione, dovevi far finta di dormire. Quante volte te l'ho detto? Alla fine non hai preso niente. E cosa volevi? Victorin, creo 3 penitenze da Archeon. Madre mía, le he dado 3 traguitos a la Coca-Cola y se me ha puesto toda la piel de gallina. Te lo juro. Da che mi fa 3 penitenze? Oh mio Dio. Ho provato, Doc. Mancuso, wey, secondo voi chi sono? Secondo voi chi sono? Sei Mancuso, chi sei? Ciao. Adesso se me lo chiedi così ti posso solo rispondere in questo modo. Pier. Buon riposo, Pier. Ciao, bello, ci vediamo domani, eh? Victorin, viene va, no, vuelve y dice, he vuelto. ¿Qué te juegas? Comunque fammi leggere un po' Islam, che dice? Solo perché me lo chiedi così. Prima della quarantena sono andato a casa di mio amico e ho giocato a Fortnite su Nintendo Switch, ho fatto schifo. No, vabbè, andiamo da casa. Ma perché giochi da mouse e tastiera, Islam? Sarà almeno dal PC. Uno o due. Io l'avete eruttito se sto. Sì, Gabri? Nunca mi ha gustato. Sabes quando, non so, de niños, che la gente come los cumple se pide Coca-Cola, era come tipo super special per ellos, y yo decía, no, va, vale. No, dame agua. Dai, Pier, ciao. Non è morto, per poco. Però hay personas que es verdad que les gusta mucho. No, non mi voglio immaginare, morto. Alessio. Il campione è stato morto. Sono proprio io, Cipriano, ma cosa succede? Là, l'altro. Non dormivi, Cipriano? È sopra. Per caso? Ma devo vedere come risalire adesso. He vuelto. Toma ya, has caído.
Has creído porque había dicho, ¿qué te juegas? Que ahora Victorin viene y dice, he vuelto. Es lo mismo que tú me haces con lo de leer, pero al revés. Puedes ir a verlo en el stream. Encontrar un contrajuego. Ah, ok, Isla, ma allora, noi no, sinceramente non siamo abituati da mouse e tastiera. Ci viene più facile così con i controller, quindi, però si capisce. Capisco che ti sia molto difficile. Sì, a tuo padre lo gusta? Ah, l'ho escuchato, lol. Ma chi è Mancuso? Cipriano. Il cielo di suo padre. Ah, ok, 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 yeah. No problem. No problem, Cipri. C'è qualcuno? Lol. Tre? Io credo che non passa nada. Tre? Per bere, per esempio, Coca-Cola. Sì, è una cosa occasionale. Sta avanzando. Come tutto nella vita. Sei tre. Se, non si tiene che esagerare. Bene. Ya está. Yo tenía amigos que, por ejemplo, estaban como enganchados. ¿Entiendes? Que se te bebían como 2 litros al día. Y yo decía, ¿pero qué hacéis? No podéis vivir de eso. Y después de un tiempo... Guarda la finestra, guarda la finestra. Y se tuvieron que desintoxicar, literalmente. Un po' di danni. No! È un po' sì, dai, mi stavo aspettando che stavi già facendo. Capito? Allora, cosa dici, Nicola? Ovvero Alessio. Adesso oramai ti chiamerò così, eh. Io ho giocato da un mio amico. Alla Wii. Ah, guarda come ho scritto Wii, mi fa tenerezza. Wee! Però chiaro, come noi scriviamo oggigiorno Wii. Comunque, giocavo a tennis. Ah sì, Mario Tennis, no? E mi è volato il pet. Ah no, non Mario Tennis, scusa. Come si chiamava il sport, no? Wii Fit. No, vabbè. Dai, Alessio, sei serio? Ma non ti aveva legato il controllo al polso? È stato un pirletto lui che non è stato un abbetto. Qualsiasi persona viene a giocare a casa mia, anche con la Switch, li leggo tutto, le mani, gambe, piedi. No, ma alle, a, anche a me, mi dice, chiudi quella cosa, mettiti il laccio. Ok, tranquillo che non lo faccio cadere, lui mettitelo. Ok, ok. Veramente. Sì, sì, Victorin, io de verdad che l'ho visto in unos amigos. Y en serio, es muy heavy. So, las personas cuando tipo lo beben como si fuera agua, no dices, vale, tío, ¿qué haces? Io questi numeri non capisco, 129 persone, dice, mica, ma secondo me sono venute molto di più. Cioè, io non mi sento entrare tante. È vero. O forse veramente tanta, tanta gente di quelli che entrano salutano. Che? Cavolo. E poi da lì non l'avevo mai più sentito, veramente, a quell'amico. Ma che situazione. Che buono sarebbe giocare online al modo di battaglia aerea di Wii Sports Resorts. Ah, è vero che a te ti gustava ese juego del resort. Mamma mia. Lucchino. Sta, ho urlottato mentre tossivo. Non sono abituato a bere la Coca-Cola, ragazzi, mi sento già. È vero, mi fa... Un sorso gonfissimo. A me viene un rutto bruttissimo. Scusate così la volgarità. Ti prego, dimmi che non c'è nessuno. Oh, nel coso aereo c'è la chiave, eh? Ok. Senta. Oh. Aspetta un attimo. Claro, lo sei, tienes a precio emozionale. Oh. Bello. Cosa aveva? Uno scudo? Una coperta? Yes. Aveva una chiave? In due elementari. No, no. Ah, ok. Due elementari sarebbe 8 anni? Anni? Più o meno? Fammi capire il sistema scolastico. Aspetta, aspetta, c'è gente. Italiano. Vabbè, l'abbiamo lasciato dietro. Ci stanno. Io controllo dietro. Tu intanto apri. Camera blindata aperta. Eccolo! Ma l'Elestar, ma c'hanno tutti l'Elestar. No, no, no. Aspetta un attimo. C'è anche un colpo. Ma mi ha fatto.
Ma quella trappola si muove. Ma sto finendo i colpi, eh? È pure io. A 7 che si ha. Ok, quasi morto quello. Quello là. No. No, sto ammazzando. Ah, è morto! Ah, ok, Nicola, mi sa che ho capito. E quando nasci... diciamo... aspetta, fammi pensare nella logica. Quando nasci molto avanti nell'anno, tipo gennaio, febbraio, sei anticipatario? È quello? La trampa si muove? Sì, Vittorino, si è pensato a muoversi. So che non ci abbandoni mai, Cipriano, come hai detto prima, ma sei sicuro che adesso vai a dormire? Posso salutarti? Non urlare, amore. È vero, non devo urlare. Scusate. Io volevo... ma l'avete visto il trailer nuovo? Non di Loba, ma della stagione? È vero, ragazzi, che c'è stata una cosa ieri? Prima ieri, no? Il nuovo trailer della stagione, io l'ho visto. Non Loba, eh? Quello della stagione, no, che spiega un po' l'altro, le novità. L'altro dove sì, c'è l'abilità di Loba. Cipriano, adesso riposa bene. Ci sono anche le nuove skin, nuove armi. No. Erano nuove Nicola armi. Nicola non l'ha visto. Le nuove modalità solo, non ho fatto vedere. Ah, il 6 di aprile, allora hai fatto gli anni il mese scorso. Oh, bella Zaib. Auguri in ritardo, Alessio. Oh, Zaib. Au. Buonasera. Quando vivi a Noruega, trajeron le Switch da qui hasta allí. Se non lo hubiera hecho, hubiera jugado con 6 años mi primera vez a la Wii. Y no a los 2. Bueno, seguro que tu experiencia videolúdica hubiera sido diferente. Seguro. Insieme uccideremo i nostri nemici. Hey! Ecco il campione. Quanto tempo Zaib, cavolo. Cioè mi suona da un sacco, no? Ma con Zaib non avevamo giocato a Fortnite. Mi ricordi cosa avevamo giocato insieme? O era Brawl Stars? Eh sì, un sacco. Giocavamo Brawl Stars, è vero? Se non sbaglio. E proviamo lì? No. T'ho intendito, Gabri, quando lei dice Mirage, Voyage. Al principio non intendi, però luego dice, caro, non può essere. Allora, perché mo se stite la parola Nintendo. Ragazzi, qua è un atterraggio. Questo qui dove stiamo andando adesso è un atterraggio pazzo, eh. Speriamo che ci sia gente, vedo già un team. Un team. Ok, uno va in testa, l'altro va in... la pistola! Oh, morto! Oh, siamo... già? Morti? Già morti? Da tutti e due li hai ammazzati? Ne ho ammazzato uno io. Ed è morto subito. Questo è un tizio però. Con uno scudo epico. Attento. Se ne sta andando là. Eccole qua, qua. No, ragazzi. Ma non andava giù, non è andato giù neanche. Neanche a volerlo. Qua si rivede il replay. Ah, ecco perché non si capiva. No. Zaib, come sono stati questi 8 mesi? E vediamo se puoi essere il like numero 26 della live, nel frattempo. Vediamo se Zaib ha detto voglio essere il like 26.
Ah sì, lo stesso Nicola. Un tempo fa avevano tipo la maledizione dell'otto. Sempre quando arrivavano 8 partite perdevano. Finché lì l'ho fatto notare ed è cambiato l'algoritmo. Non lo so, Zaib, perché abbiamo avuto un ban, abbiamo cambiato piattaforma, sono passate tantissime cose, abbiamo perso tantissimi iscritti. Poi in 8 mesi non siamo saliti, negli ultimi 8 mesi. Dopo posso usare? Avevamo 2900 e qualcosa, siamo tornati a 2800. Fino a luna? Cosa gli è toccato fare? Cioè come penitenza, dico? Sinceramente Zeg non lo sappiamo perché ci siamo messi in contatto con YouTube, cioè con una persona reale, non con un bot, per far revisare il caso perché non ci davano ragione, no? La persona ci ha detto che non neanche lei può capire perché è successo, ma se lo dittamina, diciamo, l'algoritmo è così. Salute! Ce lo siamo dovuti mangiare, diciamo. Grazie. Sei tu sotto di me? Ah, sì. Ah, c'è qualcuno. Ah, ok, alla fine. Oh. No, sta arrivando da me. Sì, ecco. Vabbè. Dov'era? Là sopra, gli ho rotto tutto lo scudo. È qua sotto? Lo sento verso di qua, eccolo. Se ne sta andando via, credo. Ma noi non se ne deve andare via, deve morire. Poi non avete capito il gioco. Se quello se non andare via ha capito male. Ah, io c'avevo lo scudo bianco, non blu. Qua è morto qualcun altro. Non credo che abbiamo ammazzato tutti qua. Ah, ma tu sei andato. No, ma io sono andato a prendere solo munizione, arriva. Tutto quello là aveva pure uno scudo epico, se mi ricordo. Non c'è più il suo scudo. Cioè, non c'è più il suo... niente. Hello, Omid, eccoti. Sì, che c'aveva uno scudo blu. No, ma quello che io ho ammazzato, che ho detto, lui lo doveva morire, non c'era più niente, è sparito anche il loot. Boh. Quello che ti aveva ammazzato a te. E questo perché succede? Che perché escono dalla partita? Non lo so. No, se abbandoni la partita muori, c'è ancora. E c'è ancora il loot, ci dovrebbe essere. E anche se abbandoni? Sì. In quel momento? Sì, però non c'è niente. C'è la cassa solo di quello che ha ammazzato. Credo, sì. Perché quello che ha ammazzato a te ha ammazzato anche un altro io. Io penso che c'è ancora una Watson sopra. No, la Watson l'ha ammazzata. No, allora, la Watson gli ho sparato, è scesa e dopo è morta. Dopo è morta a causa di quel tizio che non gli è sparita la cassa della morte. Mm.
Belle star. Andiamo a chiuderci qua, va? Prima Victorin. Come stai, Omid? Tutto bene, Omid? È già passato prima. Solo che a volte io gli chiedo Omid, poi non mi risponde più. Sparisce, entro, sparisce. Io spero di trovare qualche... Cosa serve? Una volta. No, no, in una cassa, scusate. Spero di trovare il rosso. Ah, il loom. Capsula assistenza in arrivo. Io ho visto che c'è scritto Jess. Non mi mienta, Svittorin. Io se trovassi rosso in una cassa, spero di trovare l'ascia di Bloodhound. No, 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 adesso se trovi rosso nella cassa trovi tre metalli e poi tu vai a scegliere quale heirloom vuoi. Sì. Infatti questo mi sa che era, diciamo, la tattica che cercava. Ci dovrebbe essere la cassa lì dentro. Come si dice Tiger. Ci dovrebbe essere la chiave lì dentro. L'ho buttato giù, eh? Sì, là c'è una chiave, l'avevo visto. Sì, sì, c'è. C'è una chiave. Ha due rossi, ma non ha un rosso. Vai, recupera. C'è la chiave. Recupera e sali che andiamo. Va. Ok. Ho già preso tutto. Però Victorin, tu sabes, no? Che quando tu scrivi su mensaje lo borras, sale mensaje eliminato. Non lo ves solo tu. Aquí no es como en Mixer, que puedes apagar esa opción. Nicola, no, ancora noi non andiamo a dormire. Minchia, no, perché mi appare sempre questa live. Cavolo. Minchia, io c'ho un consiglio, non so se vorrei dirlo. C'è anche un'azione che disiscriviti. Qualcuno è passato di qui di recente. Vabbè, entra il tuo altro, eh. Ma no, 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 no. Ok. No, cazzo, mi hanno dato fuoco. Ok, sto arrivando. Già lo so, perché. Vittorio, mi sa pure che devi sapere. In verità sto facendo un dibujo ora. Madonna mia! In verità l'ho fatto durante tutto il directo, in verità, solo che non l'ho fatto in modo intensivo, perché claro, il chat va un po' più rapido. Per fortuna che ho usato il tot. Però ora sì. Perché era rosso? Ah, aveva pure rosso. Stiamo occupando los dos? Ah, no, oye, no, yo no, se lo digo directo, yo no, tampoco es que quiero mentirle. No quiero no, que se haga falsas esperanzas o algo así. Pasare... Aspetta un attimo. E che haces, Victorin? Oye, io dico, spero che lo haga, sinceramente. Cosa più piace quando appare un team dopo che hai ammazzato un team? Stiamo andando sempre in parti difficili, comunque ci stiamo divertendo. Questa live di sicuro non è una live per determinare la skill, ma è per dire andiamo nella parte dove c'è più casino e facciamo danno, boh. Questa è la verità. Vabbè, allora io adesso voglio andare allo yacht. Il Mirage. Non te lo ves? Ya, Gabi, a mí también me huele un poco como que no. Madre mía, Victorin. Jolín, te has propuesto una misión algo difícil, para hoy. Además, mira, si hubieras pillado en otro momento, en verdad estaba bastante distraída, pero me has pillado justo el momento que levantaba la mirada,
en el segundo que la has borrado. Y bueno. Bella Nicola. Cosa sta succedendo? Io sono riuscito a fare tipo 5-6 il mio massimo. Mi sa, eh? Non di più. 17. Cavoli. Ce la fai entrare? Sì, perfetto. Cavoli, cavoli. Ma dove hai giocato sto gioco? Su Amiga? Quello che devi chiudere i tubi. Su Amiga lo giocavi? O su PC? Ovunque c'era. Ah, io lo giocavo sul PC. Boh, ci stava per il tema, non per altro. Gane? Ui. De quién? Aspetta, se lo spieghi, io sto in molto mejor. Sì? Me acuerdo che sono uno de los pocos che hemos jugato. Ci sei? Sì, ci sono. Tanto che sono uscito e rientrato. Ok, perfetto. Tanto la percezione è tutto. Ecco, ce l'ho fatta. Con Pepinillo. En verdad todos los platfest te daban un poco igual cada respuesta, pero están hechos para no, eso. A mí lo del papel higiénico. Ese era muy clave. Tienes razón, Doc. Y para ellos también, ¿eh? ¿Por qué lo piensas? La Nintendo, minchia. Ha fatto apposta per vedere effettivamente anche il grado mondiale. Sì. Come sta Darkino? Che sta facendo Darkino? Ha detto Nicola che deve fare 3 penitenze alla fine live. Andiamo a vederlo un po'. Adesso si va in un posto che tocca ovvio. Esatto, Victorino, questa è la mentalità. Vai, vai. È abbastanza distante, non dovrebbe apparire tanta gente. Ah no, c'è un team. No, 2 team. Ma questa qualità? 3 team. Una madonna. Ma qua è successo qualcosa, aspetta. Stiamo vedendo tipo a 140. Io 120. Doc, hai visto che qua c'è un caos? L'unica cosa che capisco delle frasi di Gabri e Vittin, la virgola. Ma sto fio. Dai, Nicola. Non ho un'arma. Guarda che Gabri sa parlare italiano, di quanto si è fissato qua nella community un po', non come non scrivevano non i ragazzi e tutto. Non ho capito come, perché c'è così tanta gente. È molto simile. Comunque. Siamo morti per primi, credo. Exacto, Victorin, yo odio a las personas que tipo se piden un plato de algo que lleva algo dentro, un ingrediente que no les gusta. Oye, no te comas eso ya está. Cómate otra cosa. Tipo una hamburguesa sin eso. A ver. Acción contra comedia. Ma no, non può essere. Ma pensa che è da tipo 3 anni quasi. 2-3 anni. Ormai non lo so più.
Per esempio, prendi la frase di Victorin. Per esempio, giusto quella che ha scritto sopra di te. Vuol dire, se la hamburghesa porta i cetrioli, vabbè, cetrioli è difficile, dai. Te la mangi con cetrioli. Non è che muori per mangiarti i cetrioli. Questo è quello che ha detto. Per esempio. Allora, cosa fa con la Splatoon, Victorin? Se lo troviatevi come a connettarti alla tua simile a Splatoon, dice miralo. Che le sale che quiere jugar ranked, sicuro. Por eso. Lava! A me piacciono i cetrioli, ma non l'hamburger, perché... No? No, perché la gente i cetrioli non si mette a farli bene. Non li fa spurgare, non li toglie l'acido, non li lava bene, o non li massaggia, capito? E nel caso ipotetico che lo potresti fare tu a casa? Me li mangio, sì. A me piacciono i cetrioli. Però fatti a merda, no. Stavamo parlando di un Splatfest di Splatoon, comunque, ragazzi, che era appunto questo di cetrioli sì o cetrioli no. Comunque, Lava ti dice che suo fratello chiede se ogni tanto ti andrebbe anche di giocare Apex a Xbox per giocare assieme ogni tanto. Ho poca autostima di me stesso su Xbox, per mancanza di skin. Andiamo lì, Gana. Ok, tanto vedo. Però mai dire mai. Un team. Sì, fa scendere. Tu stai giù, prendiamoci le armi. Sopra ci sono solo cecchini. Qua. Oh, Mirino leggendario, le radius. Sto controllando. Ah, neanche. 70. Una terra. Due terra. Hai pietorato? Bueno, sì, Bazucar. Ya te sabes los nombres en italiano. Ah, no. Ah, ma questo qua è un tizio. Credo che fossi tu. Perché hai finito? Vai, 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 tranquillo, Nicola. Poi ci racconti. Ci fai il... non so come si dice. Però mi hai capito. Così do forza, no? Cosa? Eccolo. Che animo sono esos? No. La verdad que sí, Victorin. Igual sí, siguiente, ¿te imaginas? O igual sí, en el orden. No, sto facendo... Mamma mia, oh, sei una bomba, ragazzi. Eccola. Ragazzi, rosso, lo dici? Vai. Vai. Fa paura con quella skin. Ma ce l'hai sopra! Lo so! Facciamo la coffin dance. Oye, pues Gabri, me lo voy a mirar otra vez. Porque ahora tengo curiosidad. Por cómo hicimos la reacción. Vieni, 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 Gale. Facciamo le merde, facciamo le merde. Ok. Ok, non sono andato molto convinto. Intanto sono leader uccisione. Oh, non sono due. Ah, no, ci hanno visto. Perché hai chiuso la porta? Tre, lasciamoli stare. Quando saranno feriti o morti... no, 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 doc, 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 via. No, doc, ce l'han con te? No, non ce l'han con te, no. Una terra, vedo. Ok, andiamo? Buon gol gol. Sì, sì. Buono, no, tienes tempo. Che bello. Facciamo le merde. Si chiama questo gioco. Che bello. E qua c'è un mozzaino. Lo vuoi te? Castello, castello. Io sì, piglio, piglio. Chicos, vuelvo un momento, se mi habláis no os respondo. Cioè io ho due cecchini e 4 kill. Che bello.
Avete appena assistito a Facciamo le merde con una spettacolare partecipazione di Gale Rosso e Doc. Na 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 na. Sta muovendo, guerrieri. Nessuno è dentro. Tu c'è lo scudo epico, ma c'è ancora uno scudo. Vabbè. Le kill me le faccio comunque io e l'ho visto sparare. Aspetta. Eh sì. Mi sono presa qualche secondo per curarmi. Oh Islam, un abbraccio fratello. Ci vediamo presto. Sai che siamo sai che siamo tornati, perciò quando ci vedi online non esitare. E se possiamo giocare insieme, giocheremo insieme. Doc, andiamo. Prova a scansionare. Hai visto che hanno sparato tipo a quella casa? Ok, lì c'è un... L'ho visto! Aia! Quanto danno mi ha fatto? Sto combattendo il nemico. E da con un'idea c'ho il totem. Dov'è? Dov'è? Stupa, dov'è? Ho preso qualche secondo per curarmi. Sto qua, mostrati. Rivelati. Attacco aereo. Oh, ma c'è Islam. Islam. Buonanotte Islam. Sarebbe bello giocare con voi. Appena vedo una live, se posso vengo. Uno. Che i miei fanno studiare tutto il giorno. Sì, è giusto che studi Islam, è meglio. Tanto noi ci siamo molto molto spesso Islam, quindi l'opportunità c'è. Tu concentrati non su quello che devi studiare. E noi ci vediamo presto. Buonanotte adesso Islam. Beccato. Immagino che anche da parte del Doc. Guarda a me Doc. Una a terra. Una qua, eh. Baseball e football, credo che se di lui è cagato. Come diciamo in italiano. Ha pochissima vita. Buonanotte Islam. È sopra, sopra. Non so se Doc sta salutato, però dati per salutato. Anche da parte sua. Olè! Wow! Wow, che kill, che bella. La vorrei quasi clippare. Ragazzi. Doc, c'è un problema alla safe? Oh cazzo. Anche a me mi sembra simpaticissimo Lava, te lo giuro. Minchia. All'inizio abbiamo dovuto spiegare un po' di non urlare, adesso sempre più bravo. Fatti velocemente qualcosa, da. Io non so cosa mi faccio. C'ho un mezzo che va. Che decía antes, Victorin? Lascio una torre da lancio, Doc. Victorin, estoy de acuerdo contigo. Sería una buena estrategia de marketing. La sua fonte distante, va bene. Non lo so, pila la torre. E andare fin là. Eccola. Oh no, c'è gente. C'è. No, stanno fightabene. No, qua è pieno di gente. Exageración, 77% es un porcentaje casi, se podría, no total, pero se acerca mucho. Un alto porcentaje. Doc, ¿cuál es? C'è qualcun altro là sopra, eh? C'è un octane là sopra. ¿Cuál es? No me acuerdo, no me lo sé tan bien como tú. Eccolo, è da solo. È sotto, eccolo qua. No.
Ma che merda, ragazzi. Non farti male, non piccarti la gamba, poverina. È stato bello, però. Mamma mia. Grande cane rosso. Pues sabes que no lo hemos jugado ese, creo. Sí, lava. Io dico sempre che il cane, quando c'è, ci deve essere. En Splatoon 1, ¿sabes qué pasó? Que hasta que entendimos qué leches eran los Splatfests, pasó un medio año, creo. Porque Splatoon 1 lo jugábamos un poco diferente. A veces igual pasaba 5 días que no jugábamos y luego jugábamos casi todo el día, ¿sabes? Un poco así a la exageración. No me acuerdo. De verdad que... Pues que no sé. De verdad que no te sabría decir nada. Ese puede ser. Pues una pena recordarte que debo. La lista completa dello Splatfest, è chiaro? Non lo sapevo. Cioè, non... Preparati, vengo a prenderti. Io volevo avere Panic nello Switch, ma mio papà mi ha preso la PS4. Vabbè. La Switch è molto molto bellina come console. Lo so perché io avevo giocato a Splatoon e mi è piaciuto tantissimo. Mi piaceva tantissimo Splatoon e allora volevo continuare a giocare anche a Splatoon 2, soltanto che mi è arrivata la PS4. Guarda, io ti dico, noi abbiamo, la nostra community è nata con Splatoon 2, perciò noi giochiamo veramente, abbiamo giocato tanto e adesso continuiamo a giocare anche a Splatoon 2. No, perché a me piace tanto per com'è, perché tipo è bellissimo gioco, non è cioè, bello in se stesso, ma a me piace come il team, come si svolge, come ci si aiuta a vicenda, o che armi c'hai, come quei tutti là. Ma mi hai shottato, l'ho fatto 69. E no, non mi prendi. Aspetta che io con... No, stanno arrivando. Pues Gabri, no lo sabía. Eso es que la fanbase, alguien se ha dedicado a poner los resultados ahí, qué bueno. No, ma dai, ma guarda, non è entrato il pugno. Cioè, mi ha sparato dopo e non è mai entrato il mio pugno. E poi è tipo... Con Nintendo, io da piccolo gioco con la Nintendo, tipo ho iniziato con la Wii, dopo sono andato con la Wii U. Vabbè, classicamente. Dopo la... Bella la Wii U, era. Sì. è stata veramente una delle console Nintendo più belle degli ultimi anni, migliore anche della Switch, tant'è che tante case produttrici di videogiochi ancora credevano in quella Nintendo. E facevano Call of Duty, è durato tanti anni come gioco, boh, solo che
con una macchina come la Switch è bella, è tutto che vuoi, quello che vuoi, ma è molto limitata e ti trovi di fronte comunque a una console che volere volare e non farà mai uscire determinati giochi per mancanza di potenza. C'era tantissimo la Wii U per com'era, perché tipo ecco, perché non era come la Wii che io dovevo per forza stare alla no, io la potevo pure portare in bagno e giocare. Sì, la Switch è molto molto meglio ancora. La Switch proprio fa paura, per carità. A me la cosa che piaceva tanto della Wii U è che su Switch non sono riusciti a riportare è il fatto che tu il controller lo usavi come schermo secondario dei giochi come Zombie U e tanti altri. Sì, ok, ok. Il controller attuale della Switch è sprecato perché non serve a niente, almeno che tu non ce l'hai fuori dalla console. Perché secondo me, sicuramente sapranno che alcune persone lo giocheranno sempre in handheld e che forse sarebbero super limitati per e poi gente come me che non ha mai giocato quasi in handheld. Sì. Perché? Però vedi, già io, vivendo nella stessa casa, gioco molto più a handheld perché non posso occupare, non posso mettere l'altro dock. Capito? Sì. Cioè non deve per forza andare molto lontano. Hai mai provato dock Nintendo Land? È sulla Wii U. Sì, da nome sì. Ma io da Wii U devi capire che avevo tanti giochi, tanti tanti giochi, avevo anche tanti backup. Perché all'epoca facevo backup di alcuni giochi anche perché. Siamo nell'anello. Adesso i nemici verranno spesso di noi. Io ho dovuto cambiare Wii U perché dopo un po' mi si è rotta l'altra per un. Non mi ricordo, mi si è rotta perché un aggiornamento non è andato a buon fine e Luca è morta. Cavolo. C'è gente, eh? C'è gente. Che peccato, c'è? Però. Io dico di salire. Aspetta, aspetta. Mi servono un po' di piccoli. Metti le piccoline. Qui ci sono munizioni leggere. Ah, ma guarda qua! È mia, me l'ho lasciato adesso. Una P2020. Ma scusa, il sentinel dorato, scusa, lo lascio così. Ah, eccoli, i camperati sopra erano. Ad aspettare. Non ti conviene andare sopra. Che cazzo. Ok, sul tetto. Gale, tranquillo, ti posso prendere. Ah, ok. Non faccio. Oh! Non volevo fare il cheat. 20. Minchia, non ho neanche colpito. Le sue ultime parole. Inizio a essere stanco. Gane, ti passo a prendere. No, il problema sì. È che veramente dopo la terza live... Sì. Hai capito? Inizio a avere già... Segni di stanchezza. Sì. Io non li ho mai. Vabbè, hai anche un terzo... Meno... un terzo della mia età, più o meno. Sei il vecchio youtuber, ricordati. Dai, ancora due partite poi basta. Ok. Così almeno voglio dire se riesco a prendere... Sì. Mejor, ma mucho che mejor. Es que nosotros... ¿Qué Splatfest jugamos del Splatoon 1? ¿Jugamos a un Splatfest? Però molto molto tardi ci dimos cuenta di quello che era. No, io uno dello primero, solo che giocavo solo un par. Però io no, ¿verdad? Il primero? No. E luego mi dijiste che existían e dije, pues vamos a ver, ¿no? No, però non andavano bene, nel senso che... Io non tengo recuerdo, ¿sabes? C'erano problemi, c'erano.
A meses antes. Nosotros, yo me enteré muy tarde, te digo. Cuando ya, digamos, era buena. Que o sea, ya jugaba bien, digamos, me acuerdo. Sì, raga. La stanchezza. Del 10 al 15, madre mia. Gabri. Y me prometí a mí mismo no cometer el mismo error con Splatoon 2. Ahora entiendo la pasión por los Splatfests. ¿De dónde nace? La tragedia. Vediamo, dove andare? Mm. Preparatevi per la battaglia. Andiamo da questa parte. La cosa più brutta è che tiene molto. En verdad sería fácil lo que antes habéis proponido de poner nuevos temas. A ver, podrían coger los mismos Splatfest, cambiar solo el tema y ya está. Nadie pediría más, creo yo. Quiero morir la odio, ¿no? È lo che quando l'ho riparata. Non c'era più nessuno. Cioè non è che necessitiamo una mappa nuova cada vez. Aspetta. Perché? Sento passi. No, non riesco a capire. Se sei tu sopra di me. Sì, sono ero io sopra di me. Ah no. Ho fatto 46 in headshot. Madonna, no, l'ho tolto tantissimo. Ma come ha fatto a non morire quella merdaccia? Arriva di qua. Andiamo. Nemico vicino. Contatto con bersaglio. Dove? Ah, no? Vieni lì. Ma come ho fatto 22,61? Vabbè. Ciccio. Térmicas versus chaquetas de sedimento, Gabri. E bazookaros con un lanzatintas o un blaster? Devo fare questi 2000 punti, veramente mi vengono difficili. Sì, eh? Qual è il lanzatintas, Victorin? Ti mancano? Sì? 2000 punti, ma stanno cambiando server sicuramente, gente. E minchiate varie, è il momento difficile per fare punti. Es que no sé cuál es el lanzatintas, no, no, no. Espera que lo busco. Sí sé lo que es. Porque es que no sé cuál es el lanzatintas. Dimmi, gana. Doc, ma perché non hai preso Titanfall? Era su PlayStation Plus. Sì, ce l'avevo. Blaster, Victorin. Lanzatintas è demasiado estrecho. No, vabbè, almeno non c'ho più il Plus. Questa quarantena mi ha lasciato il culo per terra. Perciò 60 euro non posso spenderli. A luglio. Plus. Gabri, nunca ha sapito il nome, te lo giuro. Non so neanche come si chiama in italiano. Spero che non sia un po' stretto. No, dove arrivare. Tranne che su Titanfall 2 fanno pure easter egg Apex. Mas Marina, per molto, ay, non me lo hubiera esperato, sabes? Siamo solo noi. Mi ero esperato l'opposto. No, non ci sto troppo casino. Ma no, veramente. No. Se la faccio da ammazzare. No! Cosa sta succedendo nella festa? Stavo ammazzando.
Vittorin, tu che lo compara sempre a eso? Minchia, non riesco, eh. Atterriamo. A parte che atterriamo sempre in zone caldissime. Però atterriamo e muoio alla velocità della luce. E poi io ho cambiato cuffie. Adesso sono abbastanza strano. È giunto il momento che piani si serve. Il destino sarà dalla nostra parte. Un minuto. Snaro, Dio. Scegliera la nostra posizione per la battaglia. Preparatevi per la battaglia. Io dico che Apex ha una bella trama, perché anche se è un gioco non dovrebbe avere una trama, tipo fare tutte queste cose, ha una bella trama perché tipo Revenant ammazza i genitori o tutti quanti quelli che appunto tutti quanti quelli là che erano vicino a quel genitore, a me dopo fare la figlia che vuole ammazzare Revenant, è un'ottima cosa. Sì, ma non c'è solo quello, le gambe di Octane le ha fatte avere Lifeline, sì. Octane e Lifeline, cioè, si conoscevano. E poi c'erano altre cose, tipo altre persone che erano già incrociate. Tipo Wright ha una bella storia. La storia di Wright fa quasi piangere, poverina. Sì, Io non so bene capito per l'abilità, perché la spiegano l'abilità, no? Ovvio, lei è... La sua sosia. No, non è la sua sosia. E lei vive in tanti mondi paralleli e in quasi tutti quei mondi lì ha subito qualcosa, però è stata aiutata da se stessa di un'altra dimensione. Hai capito? Sembra che se tu guardi ogni volta che una lascia il gioco all'altra è perché quasi si può dire che è morta. Hai capito? Allora dice io vado via, tu inizia e ascolta la mia voce, via. Sono quasi tutte le storie, pure quella di Zodan è abbastanza bella. Non è che non sì, significativa, molto 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 significativa. Tranne che non so dove cazzo ha trovato il radius, o cosa caso che trovo. E dopo non ho capito perché lo zio ce l'ha con lei, perché non ha. Perché ha usato il radius. Non può usare il radius. Eh no, perché i cacciatori hanno un codice, e quel codice è, se lei ha usato il radius l'ha invariato, la... oh, c'è sopra, sono sopra, non spariamo. Oh mio Dio! Ho trovato il video anche o grazie? Benvenuto, dico cosa stavate facendo? Sono tanti, ma come fa ad essere in qua? Stavamo parlando... Ho fatto 10 con... Ma dai, ma sono in 3. No. Chiedo scusa se non ti ho risposto, Trulk. Stavamo parlando della trama di Apex Legend, che pur essendo comunque un gioco battle royale, una persona non si aspetta una trama semmai così fitta, in realtà ci sono tante cose
che fanno di questo gioco. Comunque non solo un battle royale, ma una storia lunga con un battle royale di mezzo. Giusto. Che comunque le storie attraverso delle schermate di caricamento. E poi c'è una cosa, ragazzi, che io... Allora, Gane, c'è una cosa che a me lascia veramente tanto perplesso. È il fatto che se tu guardi nelle... queste qua, nel pass battaglia, ok, ti racconta tutta la storia, nel, perché cosa succede? Nelle immagini di caricamento tu hai anche la storia sotto che ti parla delle cose, no? Quindi sappiamo che Revenant è andato a uccidere il padre di Loba, giusto? In un ristorante. Mm. Però sappiamo anche che Pathfinder ha lavorato in quel ristorante, hai capito? Per un periodo di tempo, perché in questa immagine qui, con, in cucina di Pathfinder, lui insegna a fare lo spezzatino di Leviatano, ok? Che se tu al posto del Leviatano ci metti carne di maiale, ok? Viene veramente una ricetta di spezzatino, veramente, una ricetta vera di spezzatino. Perciò ti dico, guarda, come mai Pathfinder lavorava in quel ristorante, ha lavorato in quel ristorante? Pathfinder sta cercando il suo creatore, giusto? Sì. E sa che potrebbe essere agli Apex, giusto? Sì. E allora perché nelle abilità, nelle esecuzioni di Revenant... No, dov'era? L'hanno tolta. No, aspetta. No, in cos'era? In un banner forse era? Ah, nel banner, chiedo scusa. Pose. Allora, se tu vai in pose, ti renderai conto che in luci spente c'è Pathfinder in versione combattente di Apex e dietro c'è lui che ammazza Pathfinder. Perché ci deve essere quello? Stiamo sapendo delle storie, e poi anche il lontano da tutto, che pensa al nome lontano da tutto, lui sta ammazzando Pathfinder lontano da tutti, per quale motivo? Per non far sapere semmai che Pathfinder è entrato negli Apex Legend per spianare tra virgolette la strada a lui. E luci spente anche, perché dovrebbe spegnere le luci su Pathfinder per non far scoprire qualcosa? E sono immagini pose dove ci sono due personaggi di Apex, sembra più un indizio che è una cosa. Allora, chissà se c'è ancora Trulk, le mie come si chiamano? Che cosa? Le mie statistiche, ma cosa servono? Serve a niente, io sono scarso, ragazzi, io gioco solo tanto. Ho fatto 9000 partite, punto. Gioco della stagione 0. Gioco. Si può vedere Pathfinder chi è, perché se tu hai Titanfall 2, puoi vedere che Pathfinder non si chiama Kevin, no? No, Marvin. Si chiamano Marvin e sono dei pulitori, sono degli spazzini delle astronavi, via. No, in verità no, riparano pure cose, tipo su Titanfall 2 ti dà pure un'arma, un Pathfinder. Sì, però in un... Comunque detto tra di noi, non... cioè nel senso, perché lui deve spegnere Pathfinder proprio, non si capisce. No, forse perché ha scoperto qualcosa su Revenant, oppure perché Revenant il suo prossimo obiettivo è ammazzare Pathfinder, perché... Non si può. Ma ascolta, ti ho detto che, guarda caso, Pathfinder ha lavorato nel ristorante dove Revenant ha ucciso il padre di Loba. Ascolta bene. Perciò... Ok, Truvik ci sta. Ci sta come argomento. Perché doveva essere lì Pathfinder?
in quel ristorante, giusto appunto. Forse per far sapere dove entrare, quando entrare. Quando c'era il tipo a mangiare che doveva uccidere. Cioè, dietro qua c'è una storia che... Non è, andiamo a belvedere. Credo che dovremmo chiamare. Oh, vabbè. Ma perché Watson? Non lo so. Beh, meno male, Truk. Sono vecchio, scarso e in più. Però ti sono anche simpatico, perciò. Fanculo le due cose principali che non vanno. Tu giochi da che console? Stai dicendo? Io. Sì. No, che volevo dire perché. Cioè, yes, da dove? Oh, Malek. Oddio. Oh, normale, ma non troppo. Futuro, però. Cosa vedono i miei occhi? Revenant è un simulacro che Doc. Nel trailer di Lobo non mi sente, in concentrazione totale. La mappa ha creato altri simulacri per lui quando, cioè, intendi dire, quando Revenant muore in una partita c'è un altro simulacro che lo sostituisce? Da quello che ho capito mi sembrerebbe di sì. Però... C'è anche da dire una cosa. Chi sta producendo Revenant? Non si sa. Doc, guarda chi c'è. O normale, ma non troppo. Ma è vero? Sì, è vero. Ah, ok. Sicuro, sì? Grande. Abbiamo conosciuti tanti, ma non troppo qua. Fidati. Come stai, Malek? Che dici? Spero tutto bene. Noi tutto la terza bene, live che stiamo facendo... Oramai le ore si stanno facendo notare, entrambi facciamo già dei rumori nelle ossa, diciamo. Anche se abbiamo fatto pausa ogni ora. Minchia, veramente, terza live, raga. Mamma mia. Ciao, Alessandro. Oh, ma è il fratello di... Sei il fratello di... È il fratello di Lava? Sì. Che dices? Il Cal Rapid, che è come una cosa da limpiare, no? Ma che cacchio sei? Verdad, da limpiare, no? Sono da un'altra parte. Bastardo. Tienes razón, Gabri. Oh, Dark. Appello. Non posso urlare molto. Ho la finestra ancora aperta, anche se piove. Aspettate. Vi avviso quando è fuori di pericolo. Ma sai cosa devono fare questi due? Hai ucciso il campione. Dovrebbero chiedere scusa solo di averti toccato, credimi. Ah, grande, grande. Ciao. È vero, mi ricordo perché ci avevo detto Alessandro. Erano dietro un angolino là. Grande Lava, allora. Hai fatto bene, Alessandro. Non sto sentendo, ma si spalle. Secondo me, t'ha detto, iscriviti così li convinci a giocare della Xbox. È vero. Doc, c'è Dark. Oh, Darkino. Ah, bello! Come stai? Ti sapevo di tutti. Bene. Mi fa piacere che stai bene. Riconosco già. Guarda, tuo fratello non ti conosco, ma già ti conosco. Ancora non ti conosco, ma ti conosco. vediamo se funziona allora. Questo trucco di Lava. Aspetta un attimo, ma pure Watson ha una storia, però. Perché da quello che ha detto, no? Quello che Watson ha creato la... Sì, Dark. La safe. Sì, Watson è la creatrice della safe. Suo padre ha iniziato a lavorare e lei l'ha completata, ultimata e finita. E lei, Dark, noi bene. Adesso veramente, in questo preciso momento, stanchi, perché veramente oggi diciamo che l'abbiamo data tutta. Si Dark, sto tentando di riprendermi il canale, sai, perché veramente ci ho buttato tanto tempo, tanto sforzo e tanto anche tanto amore, mi sembra stupido farlo morire, come dicevate sempre, cioè come dicevi tu, nonna, a volte... È meglio concentrarsi bene su una cosa.
Anche perché tu sei sempre rimasto qua. Quindi. Ho imparato a costruire in Fortnite, riesco a fare il pavimento, è una scala, però ho fatto un bel po' di vittorie reali, anche vero, ho vero. Fatto belle kill anche oggi, me ne esco sempre con 2 kill. Comunque Dark, abbiamo visto anche parte della tua live perché c'era Nicola, il cognome non lo so pronunciare, come una cosa come Puntigiano, una cosa così. E comunque ci faceva il report, dice adesso Dark deve fare 3 penitenze. Nicola è stato un bel acquisto, il sì. Nicolino. Sì. E ti vuole bene, quanto ti vuole bene quel ragazzino, sempre lì, che stravisa proprio. Truca, adesso siamo da Play 4. Come ti sono andate? Che non siamo riusciti a vederle alla fine. Quando siamo entrati adesso ti stavano salutando già tutti. Ale, tuo fratello ormai sono 2 anni che ci segue. Alla fine sei riuscito almeno anche tu a passare a salutare almeno. Sei forte come lui o più forte? Dimmi. Dai, cosa ti può dire adesso? No, la lava è forte. Se dice che è più forte di lava... Poi lui lo chiede a lava. Non so. Ragazzi, non siamo soli. Jessica, nel frattempo che sta qui a chattare, sta facendo un disegno di un vecchio videogioco per Amiga e PC dove dovevi collegare dei tubi per non fare uscire un liquido verde, la melma, via. Bello, le sta venendo bene. Purtroppo sono un po', diciamo, in stress temporale perché dovrei finirlo veramente adesso. Adesso. Perciò poi me... Oh, ci metto un po' a leggere. Dimmi, Gane. Gli avevo Vittorin. Tu stavi andando là. Ho sentito te. E stai sempre in pitazzona, Saun? Ah sì, todavía media ora, no? Beh, sono sincero, Fortnite non l'ho praticamente mai giocato, quindi lì non sono buono. Boh, neanche noi, In qualche senso tra... Ma come? Ma come, Gane, da qua? Sta merda. Minchia, hashtag aggressivi col culo. No, Doc! Vabbè, siamo fuori del Peggy. Va bene, dai, facciamo che niente. Ho visto tipo un video di fatto il trailer di Lova perché mi piace un sacco la tua musica. Oh Trulk, visto che siamo in pochi e a me leggere la parola fa schifo, ok? Non mi piace, proprio è una cosa che non piace. Ok, perché se dicevo che una cosa non mi piaceva, mia mamma mi dava uno schiaffo in bocca ed era sangue su tutto il tavolo, ok? Perciò un gusto personale si esprime dicendo... A me personalmente non piace. Fa schifo e brutto. No, ci mancherebbe. Purtroppo siamo in pochi, perciò lo dico solo perché. Personaggio preferito Mirage, io ti dico, guarda, personaggio preferito mi piacciono tutti, cacchio. Voglio provare, Marek, vorrei provare. L'altro giorno sono stato dentro a vedere l'inizio da Dark di quello che hai fatto e ho visto anche verso la metà con tutti i cartelloni. Allora, fatemi aprire il pacco, ragazzi. Vai. Apriamo il pacco e uscirà come sempre bianco-bianco-blu perché purtroppo non ci penso più. Armi leggendarie ne ho tanta roba, ho troppo... Perciò bianco-bianco-blu e non ci penso più. E vai. Boom, boom. Ma cosa succede? Viola, attenzione. Ma, wow. Eppure per attenzione. Una cosa banner per Bloodborne. Vieni. Come on. Dai, questo disegno mi sa che domani lo pubblico su Discord. Anche se veramente io sono veramente a volte faccio le cose insensate perché che dico bella, dai, questo disegno uscirà male, quindi faccio su carta cattiva, no? Ciao Francesco. Chi c'è?
Ciao Francesco. Buonasera, come stai? Ti è piaciuta Doc? Vuole sapere Honor. Cioè, Malek, scusa. L'ho vista poco, sarei bugiardo a dirti sì o no. Ho visto che hai fatto trappole che comunque una persona come Dark non è riuscito a individuare subito e sono quelle le trappole sorprese che mi sono piaciute. Perciò, per quello che ho visto, sei la prima che fai, sì. È bella. Ma si potrà provare, no? Perché noi in realtà, cioè, io vorrei provare più deathram possibili. Vai, metto questa, sai. Questa è bellissima in tutto quello che vuoi, ma questa qua fatta sotto è meglio. Vieni, vieni. Vieni, vieni, che bella che è. Mamma mia. Ah, però perché? Perché solo per la subir level? Por eso has dicho que vas a subir en el 57, vale. Es que por eso me he quedado como, no sé si salía de rank. Purtroppo guardare. Por eso me he quedado loca. Francesco, la voce, sto parlando troppo e sono rauco. Adesso. Tu amor. Ale, ti dico. 8 ore di live. Parlavamo del fatto che la storia veramente rende questo gioco per me un triple A, già solo la storia che c'è dietro. Perché veramente è tutta incastrata bene, poi avendo Titanfall dietro che ci aiuta a espanderla anche. È una bella cosa. Personaggi, guarda, ti dico, amo Lifeline, mi piace tanto Revenant, mi piace tanto Bloodhound. Purtroppo non ho un main. Quindi mi piacciono troppo tutti perché hanno la storia dietro, anche Gibino, hai capito? Gibino, se l'equipo è fatto bene, se la squadra è fatta bene e prendi due omaccioni e poi c'è Gibino, minchia, omosex con le sue battute, con le sue baby, hai capito? Sì. Ti carica il gioco anche di squadra perché lui, cioè, tutto dipende anche da queste cose qui, sono piccole cazzate che rendono il gioco wow. Ho scaricato il fone per fare attivo, quindi dai, di belle, ho già alcuni progetti in mente. Allora, buono, io non ti vedo motivato. Epicentro. Ho inventato ostacola genera palle. No, aspetta. Ostacola genera palle, cioè che ti lancia tipo degli ostacoli? Non lo so, è la cosa che mi viene in mente per la descrizione. Conosci World War Z? Guarda, io no, purtroppo su Play 1 ho iniziato il pass battaglia su Play 1. Li ho finiti tutti, ho fatto tutti gli eventi, ho fatto tutte le cose, ho tutte le skin. Sono veramente... Io mi chiamo puttanella in questo gioco. Perché alla fine a volte se c'è da shoppare, non shoppare, ma comprare qualche pack Apex per avere qualcosa, lo faccio volentieri. Invece su Fortnite ho skin che mi hanno regalato, hai capito? Ma non ho comprato e non so mai se andrei a comprare perché non lo so, Apex, sono già puttanella qua su Apex e può bastare, via. Diciamo così. No, anch'io credo che shopperò un pack su Apex. Io purtroppo, guarda, ho sempre detto una cosa, quanto costa un gioco bello che io compro normalmente, e allora penso una limited edition costa 130 140 euro, quindi cosa succede se io devo comprare un gioco in limited edition? Ci spendo 140 euro. In quest'anno ho già speso 110 euro più o meno per Apex in totale, però mi sono preso tutte le edizioni di Bloodhound, cioè ho preso tutto, raga, cioè non è stato aver comprato 4-5 skin solo. È stato aver comprato un botto di roba, cioè, se vi faccio vedere l'armadietto, cioè, no perché sono vanitoso, il mio armadietto si paga. Però ho avuto tanto culo anche, perché non è che hai speso chissà... Non ho speso tantissimo, è vero, ho cioè... avuto anche una buona dose di culo, meno male, però adesso trovo tanto bianco bianco blu, sì. Perché ho già trovato tanta roba d'oro, è quello. Io quasi sempre trovo la leggendaria, almeno uno su tre pacchetti trovo almeno una leggendaria. Le skin di Apex sono delle piccole opere da... È vero, Alessandro, a me sembrano talmente fatte bene, alcune non mi piacciono, soprattutto quelle di Bangalore. Ma Bangalore non ha skin tipo bella. Bloodhound, cioè veramente delle skin. Cioè guarda sta skin per esempio qua,
No sabéis ni cómo, voilà, porque tenéis la fuerza de la unión. Has jugado mal, Gabby puede jugar mal. Oppure questa dell'El Star c'è in due varianti. È quasi impossibile. Bella. Longhorn. Mi sciopero un pacchetto. Ho il pass, mi sciopero più. Una cosa mi sciopero il pass. Io ti direi sciopero il pass e non pensarci più, perché tanto se concludi il pass hai così tante altre cose che alla fine ti va a favore, via, perché hai metalli creazione, hai skin, minimo 4 skin leggendarie, più tutto il resto. Quella cosa più bella. Ragazzi, io sto quasi finendo sto disegno, mi manca poco. Si sentite? Sì. Qualche rumore è veramente questo che sto facendo. Quella speore è che sta smasso acostumbrato al pincel. Longhorn, stupendo. Non so qual è il Longhorn adesso. Cos'è? Qual è? Io cerco di salire là sopra. La skin che io... Un tipo di rubi nuovo. Mamma mia, ok, Alessandro. Perché è sparito il top donator? Malik, perché... È passata la settimana? Sì. Chi mi ha sparato? Ogni domenica si auto... Oh, No. Oh, zio. Vabbè, facciamo così, guarda. Io non guardo. Allora. Un attimo, perché parlare? Giocare? Non no, entro no, nel no, gioco. No. Almeno non dopo 8 ore di tre giochi differenti. Niente. No? Niente, no, io ho finito, veramente ho finito la forza. Allora, si sta spegnendo il monitor nel frattempo. Oddio. Voilà. Io non riesco più a leggere quasi neanche lì. Allora, vedrò la prossima. Mi sono comprato un cubo di Rubik nuovo. Ah, ti piace fare i cubi di Rubik? Ti ha detto che ho finito il budget. Francesco, che lingua parla la ragazza? Che ragazza? Mia moglie, forse. E poi che lingua parla? Italiano. L'accento che ha non è italiano, perché lei è tedesca, ragion per cui il suo italiano ha una cadenza non napoletana, per esempio. Anche se a volte dico aspetta. O piemontese. Mi piace dire aspetta, perché il mio tedesco... Figa, sono di Milano. No, perché nel tedesco che parlo si parla con le sh molto, quindi mi viene molto naturale. Ragazzi, questa è l'ultima. Oh, lava bro. Guarda. Ti faccio vedere solo un paio di... Allora, questa qui che sarebbe quella della versione fisica. Comunque già so che... E poi ho queste due qua. Minchia, cosa è esploso? Sembrava che qualcuno avesse chiuso una macchina. Bomba. Chiudere una macchina? Dove l'ha chiusa? In macchina, la macchina. Questa è la migliore di Pathfinder per me. Ditemi cosa volete, ma l'unica cosa buona che ha fatto Twitch Prime è questa, per me. Poi scusa se qui c'è scritto Kunai, vedi? Tac, 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 Kunai sì, Kunai no. Tu perché si proprio... E poi per lei ho quarantena, terrore notturno, mamma mia, questa mi ha fatto innamorare. Questa se la trovassi direi, baby, portami nel portale con te e ti farò passare 2 minuti più belli della tua vita, baby. Poi cosa abbiamo? Soldato modello, questa qua fa schifo veramente. E questa qua è quella nuova di quarantena. Armi, boh, ciao Nini. Ti posso mettere questa qua, guarda, nessuna pietà. Del pack di Lifeline. Questo ho le solite cagate. Dell'Emlock ne ho tantissime, famigerato.
del pack fondatore, bellissima lei, almeno per, a mio avviso, è una fra le migliori. Hacker, boh, sì, carina, però indispensabilmente non è bella. Preferisco questa. R301, levati con il rinoceronte d'oro, il rinoceronte d'argento, no, di bronzo, chiedo scusa. E poi questa qui che, boh, calcolando che era una free, era veramente bella come skin, era di un evento. Poi boh, Evoc, anche loro emotivamente potresti piangere, perché a me quando fai la kill, queste qui sono quelle che cambiano. Ma sono le attive, perciò reattive. Argento e oro. E poi zombie, versione di Halloween dell'anno scorso. Bellissima lei. R301, sempre di Halloween. Di Alternator. Medicina alternativa. Prowler, no, una sola, ira funesta, perché ho detto se voglio, se devo scegliere scelgo solo il meglio. Effettivamente per me questa è la migliore, per come è smaltata e tutto, e questa era del CD, della versione fisica. Poi R301, alchimista d'acciaio, wow, Shaman King proprio. Una delle poche skin che ha già di suo i charm. È vero. Poi vabbè, questa era di Natale. E questo qua era del pass precedente, mi pare. O questo, non mi ricordo. Poi dei bestioni c'ho questo che è veramente, anche lei è stata una delle migliori, 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 migliori mai viste. Gratuita di Halloween. Wow. Non so perché hanno dato una skin così bella gratis, però l'hanno data. E al rettiliano è un altro che c'ha i charm, anche se non li ha messi. Sono molto felice di rettiliano perché mi piace. Spitfire, una sola, lei, la bestia dorata. Vabbè, poi ne ho tante altre, cioè nel senso, sono, ho anche le altre di degli altri eventi, tipo questa qua che era di Natale. Armonia delle tenebre. Dello Spitfire avevo questa qua che è anche bella, eh. È una reattiva. Bella però tanto appariscente, troppo appariscente. E di Airstar, carbonio blu, invasione aliena, che è la stessa cosa con una variante. E per la Devotion, per la Devotion. Tepore! Che bello, sembra di avere la spugna proprio da toccare. Io non so se ce la faccio. E poi cosa abbiamo? Fucile di precisione, vabbè. Longhorn. Cellula dormiente, che a me questa piace tantissimo. Questa è talmente tanto basica, talmente tanto basica proprio. Con un po' di pelle umana, con qualche chiodo. E luci di calcoli, anche questa, post battaglia. È stata veramente una bella bella skin. Crab purtroppo non ne ho. Docile bestia per il triple take. Sul radius ti dico spostati, perché sul radius ho questa qui che sarebbe quella di Octane. Del pack di Octane. Del ragno. Poi ho questa qui che wow, proprio con i demonini. E poi questo, esperimento elegante. Andiamo a cena insieme stasera. Crabber, Sentinel, mancano skin leggendarie. Sputa fuoco, una sola per Eva 8. Questa, Ale, è una fra le mie. Boah. Peccato che quest'arma non mi capita mai in gioco, perché qui hai una testa in miniatura, una zampa di gallina, un rosario voodoo, delle pin, un teschio mano davanti, poverino, il tipo qua che l'hanno proprio, della paglia, la coda di un gallo e una testa di un draghettino piccolo piccolo, boh, tutto insieme, appassionatamente,
Ah, più le carte di Mirage. Vedi? Qua ci sono le due carte di Mirage. Mozambique è un dito in culo. Monocromia, buon samaritano, guardia d'onore e cacciatore di draghi. Peacekeeper, questa reattiva. Questa reattiva. E questa bella anche. Questa è molto sobria. Fa solo il rumore, ammazza. E qua viene, wow. Questa è la pistola più bella, più bella, più bella, più bella, più bella che abbia mai visto. L'hanno fatta veramente bene questa. Spero di trovare qualcosa per la P2020, perché mi piacerebbe o questa o questa. E dico grazie Pass Battaglia che hanno fatto questa leggendaria, perché le altre che c'erano erano veramente brutte. Non lo so. Questo sembrava un radius in miniatura, un radius per nani, cacchio. Ho detto posso prendere questo che sembra il radius per nani. Peccato, poi hanno fatto questa e boh. Elegante, sportiva, moderna. Pem, pem, pem e via. Queste erano le mie armi. Legendarius. Adesso vado a fare l'ultima partita, ragazzi, e poi me ne vado a dormire, che sono le due. Doc, giusto perché l'ultima partita. Ma tu, Gane Rosso, ma che cazzo stai facendo ancora sveglio? È vero, zio. Alle due io vado a dormire. Dai, allora. Schiaccia pronto e andiamo, via. Ho schiacciato pronto. Grande, Gane. Vuoi mettere per questa volta Gibalta? Che ti ho mostrato una roba. GB, no? Sì. Vuoi che metta GB, no? Sì, no, fino alle 4. No, fino alle 4 no. Andiamo a portare a termine il lavoro. Minchia. C'è una cosa che può fare freddo con il GB. Che succede, amore? No, no, niente. Cioè, qua si stanno instigando a mangiare. Basta, basta per la dicibola. Che state dicendo? Scusatemi. Niente, che tra un po' ci vorrà di fare lo spuntino. Basta, per favore, per la dicibola, che già mi sta venendo la fame. Doc potrebbe mettere. Ma tu dove sei? In che senso, posso? Non stai giocando? Ma come, tu sei impasti? Vabbè, tranquillo. Guarda, mi butto qui. Dove si buttano tutti. Che bella piccola cosa. Che si può fare molto bene. Allora. È un tocchetto che... Già qui. Ma soltanto avere un critto e un titano. Mi sembri dietro a mangiare. Pasta salmone, adesso. Vabbè, basta. Basta tutti. Comunque, quel World War Z non so sinceramente cos'è. Ah, World War Z? Z? Mm-hmm. Ce l'abbiamo sul Game Pass della Xbox. Ah, ok. Ora scopriamo il tuo, no, Victorin? Antes era Gabri. Dentro il prossimo anello. Cazzo? Non so, trossi cosa stavo sentendo la ultima,
cazzo? No, ma vaffanculo, vai. Io sono stanchissima, raga. Non so più cosa dirvi. Sto super cansata. Ragazzi, io sono KO, veramente. Sì. Allora, non sto qua. Bisogna di andarmi a mettere in posizione orizzontale. E dormire. Orizzontalissima, ragazzi. Arrivo subito, aspetta. Io mi scuso anche, gli ultimi 10 minuti non ho più parlato perché, raga, veramente stavo finendo sto disegno. Che oggi, veramente, ho fatto 3 live. Da solito cerco di farlo prima, però oggi purtroppo non ci ho avuto tempo, quindi come finisce alle 2 è il momento di mandare, tra virgolette, il disegno. E boh. Tanto faccio che vuoi. Nanna time. Sì, fratello. Quindi sai, non che ti chiami come lui, no? Alessandro. È stata veramente una bella, lunga, bella live. Volevo ringraziare tutte le persone che si sono iscritte, tutte le persone che sono passate a trovarci, tutte le persone che hanno giocato con noi. I 29 pollicioni verso l'alto, grazie mille ragazzi a tutti quelli anche che hanno lasciato like. Volevo salutare le persone che sono qui, rimaste fino alla fine con noi, a tenere botta, persone tipo Ale, tipo Francesco, tipo Gabri, tipo Lava, tipo Victorin, tipo Gane Rosso, tipo Malek, sì, c'è ancora. Grazie, 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 ragazzi. Chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias por la compañía, por haber estado por aquí todos, en todos los directos. Que descanséis. Raga, anche se è notte non me ne frega un cacchio. Come dice quel vecchio youtuber, anche questa bastardissima live di Apex termina qui. Andate tutti in AR. E che il verbo del bye bye sia sempre, sempre, sempre con quel bullo di Gane Rosso. AR.